Tutti noi temiamo per il futuro dell'Europa. La mia preoccupazione non è quella di ritrovarci poveri o soggiogati ad altri dall'oggi all'indomani. Abbiamo ancora molte punti di forza in Europa, ma nel corso del tempo siamo destinati a diventare meno ricchi, meno equi, meno sicuri e quindi meno liberi di scegliere il nostro destino. L'Unione Europea esiste per garantire che i valori fondanti dell'Unione Europea vengano sempre rispettati: democrazia, libertà, pace, uguaglianza, prosperità e un ambiente sostenibile. Allora, buonasera, ben ritrovati con Focus, sono le 21:21, Mario Draghi ha lanciato un altro allarme oggi in seduta plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Abbiamo fatto un calambur, si dice nel nostro mestiere, buio fitto, perché nel frattempo Raffaele Fitto è stato nominato vicepresidente della Commissione europea, ha anche altre deleghe, la coesione non ha portafogli, non ha risorse da investire, ma insomma è un incarico importante in cui Giorgia Meloni sperava molto e c'è la grande soddisfazione della Premier. Prima di presentarvi gli ospiti, però, io direi di sentire integralmente cosa ha detto Draghi, perché ha prospettato un'Europa, ha fatto un quadro allarmante di un'Europa che rischia di indebolirsi, di isolarsi e di impoverirsi. Sentiamo. Tutti noi temiamo per il futuro dell'Europa. La mia preoccupazione non è quella di ritrovarci poveri o soggiogati ad altri dall'oggi all'indomani. Abbiamo ancora molte punti di forza in Europa, ma nel corso del tempo siamo destinati a diventare meno ricchi, meno equi, meno sicuri e quindi meno liberi di scegliere il nostro destino. L'Unione Europea esiste per garantire che i valori fondanti dell'Unione Europea vengano sempre rispettati: democrazia, libertà, pace, uguaglianza, prosperità e un ambiente sostenibile. Se l'Europa non potrà più garantire questi valori per i cittadini, perderà la propria ragione di essere. Quindi questa relazione non parla soltanto di competitività, ma parla del nostro futuro e dell'impegno comune per rivendicare questo futuro. Una questione fondamentale che è stata sollevata negli ultimi giorni e che si solleva anche ora è come finanziare questi investimenti massicci necessari per l'economia europea. Allora, dovremmo avere in collegamento anche Alberto De Franceschi, tributarista, lo avremo tra poco, intanto collegato via Skype. Intanto saluto Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera Bigon, bentornata. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie molte. Qui in studio stiamo aspettando Gian Antonio Darè, ex europarlamentare. Saluto e ringrazio il professor Francesco Pontelli, economista. Grazie professore. Buonasera, grazie dell'invito. Leonardo Padrin, ex consigliere regionale, imprenditore. Grazie Padrin. Bentornato. Grazie, buonasera. Grazie molte. Non è un bel mestiere quello dell'ex, Vabbè, insomma, prima o poi diventiamo tutti ex. Facciamo altre cose. Sì, vabbè, d'accordo. E grazie al dottor Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta. Buonasera, grazie. Grazie molto, dottore. E avremo qui tra poco, vi dicevo, Gian Antonio Darè, in collegamento vedo e saluto anche Guido Bertolazzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso. Buonasera Bertolazzi, bentornato.
Buonasera direttore, buonasera a tutti. Grazie molte. Allora parleremo di molte cose stasera, perché torneremo sui 6 anni chiesti dai PM di Palermo per Salvini, accusato di sequestro di persona per le note vicende dell'Open Arms, e poi tanto altro ancora, comprese le tragedie familiari, l'ultima quella di Susanna Recchia, che si è uccisa con una figlia di 3 anni nel Piave. Ne abbiamo parlato a lungo anche ieri sera. Allora, intanto partirei da Mario Draghi, da questo allarme. Mi sembra un allarme consistente. Professor Pontelli, è giustificabile, è opportuno, è stato opportuno secondo lei in questo momento? Sono dati reali? Ma io ho cercato di leggere la relazione di Mario Draghi, posso anche essere d'accordo sull'allarme relativo al futuro del continente e dell'Unione Europea. Certo è che per quanto riguarda invece le ricette che Mario Draghi propone, francamente io trovo ampiamente deludenti, al di sotto delle minime aspettative di questa relazione, ma per tutta una serie di motivi. Punto primo, viene attaccato il principio dell'unanimità quando ci sono, per esempio, nazioni come la Finlandia e la Norvegia che hanno la metà del PIL della Lombardia e che pretendono di decidere il futuro industriale di paesi come la Germania, l'Italia, la Francia e la Spagna, che hanno buona parte degli interessi industriali, per cui è evidente che invece di arrivare a un sistema maggioritario sarebbe più opportuno dare maggior peso agli stati che hanno maggiori interessi all'interno di determinati settori come quello industriale dell'automotive. Secondo, e questo per quanto riguarda. Poi non si parla di politica fiscale, perché per esempio sarebbe opportuno finalmente darsi un'aliquota minima, un'aliquota massima all'interno della quale, perché giocarsi le politiche di espansione degli stati, perché sennò avremo sempre il dumping fiscale dell'Olanda o dell'Irlanda nei confronti delle nostre imprese. Terzo, il discorso dell'energia, questa la trovo la cosa più marchianamente sbagliata e veramente imbarazzante di tale Draghi, del quale io comunque ho maggior stima che non di tutto quanto il panorama politico. Dire che noi paghiamo l'energia perché sono state sospese le forniture di gas dalla Russia, a parte il fatto che non è vero, perché noi continuiamo a comprare il gas dalla Russia attraverso la Turchia, per cui tanto è vero che è stato annunciato l'altro giorno che forse sospenderemo queste forniture, per cui in questi anni si è continuato a comprare. Ma lui è stato l'artefice in Italia della vendita di tutti gli asset energetici a fondi privati, i quali ovviamente operando nell'interesse dei propri investitori ricaricano sul prezzo finale, cioè l'utenza, il proprio margine operativo o ritorno dell'investimento. Tanto è vero che noi paghiamo ora la Spagna, che ha inserito il price cut a 42 euro, invece Draghi quando era Presidente del Consiglio aspettava quello europeo, che poi arrivò fuori tempo massimo a 87. Per cui abbiamo, e per di più, in questo contesto ci inseriamo anche la grande ideona di quando era commissario Romano Prodi, che fece quotare il gas alla borsa di Amsterdam per cercare di dare maggiore visibilità all'euro. Quindi è tutta una serie di concatenazioni di cose che quando sono arrivate alla guerra sono arrivate a bomba. Poi sento parlare anche, sì, la decarbonizzazione è un'opportunità. Qua ragazzi siamo al delirio più assoluto. Volkswagen ha annunciato oggi, a parte che ha disdetto l'accordo con i sindacati per quanto riguarda il mantenimento dell'occupazione, e sembrerebbe che licenziasse 15.000 dipendenti. Sì, l'automotive italiano, dichiarato 5 giorni fa, da adesso a dicembre 1 su 2 metterà in cassa integrazione i propri dipendenti. Il settore metalmeccanico questa mattina ha dichiarato meno 3,4 di produzione, d'accordo, con prospettive ancora più grigie. Il tessile abbigliamento dal 6,3 è passato al 18,3 di calo. Quindi noi stiamo andando verso una crisi industriale di dimensioni epocali, e questo mi viene a proporre 800 miliardi di nuovi debiti da investire nella difesa. Siamo a 3.000 miliardi, sì, noi stiamo levando i 3.000, lui vuole utilizzare 3.000 miliardi di nuovo debito da investire soprattutto nella difesa. Ma ragazzi, l'esempio è semplicissimo, noi siamo all'interno di un'economia che è drogata dal PNRR, giusto?
Avete visto qualche miglioramento? Avete visto qualche beneficio per il paese? La spesa pubblica non crea sviluppo, bisogna finalmente rendersi conto che sarebbe ora e tempo che tutti quanti capissero che non può essere solo il mercato a decidere le sorti di un'economia nazionale, perché il sistema è molto complesso. Il fatto stesso che la Francia nel maggio dell'anno scorso abbia nazionalizzato EDF, che è la società che distribuisce e produce energia elettrica, e oggi paga il 73% in meno delle bollette rispetto a noi. Quindi cosa vuol dire? Che un domani una nostra azienda da Riviera del Brenta che produca scarpe si troverà in una fiera internazionale con un concorrente francese che ha un vantaggio strategico fondamentale, che è il costo dell'energia. E bisogna capire anche che la spesa, fare nuova spesa pubblica anche se sotto l'ombrello europeo non serve a nulla. Noi abbiamo delle, il paradosso è che l'esempio più classico c'è stato la settimana scorsa con l'articolo di Giavazzi, fatalità della Bocconi, fatalità consigliere del primo ministro Draghi quando era presidente del Consiglio. La Germania va in crisi perché c'è stata poca spesa pubblica. Ma non si può dire una stupidaggine del genere da uno che è stato presidente della Bocconi. La spesa pubblica non crea nulla. La spesa pubblica può creare l'ambiente favorevole alla nascita delle nuove imprese. Questa è la realtà. E quindi, tornando al discorso di Draghi, è al di sotto del minimo sindacale di una conoscenza degli asset industriali che devono essere preservati. Anche perché si parla tanto della decarbonizzazione. Cioè, noi compriamo le auto dalla Cina. Ricordiamo l'auto dalla Cina, che vengono prodotte con energia, con le centrali a carbone, e che tra l'altro, non so, a molti è sfuggita questa notizia, la Cina ha chiesto a tutti i produttori di auto elettriche di non riversare tutta la conoscenza relativa ai motori elettrici. Per cui è evidente che l'auto elettrica diventa un cavallo di Troia per conquistare ingerenze politiche a livello internazionale. Professore, grazie per ora. Intanto vediamo alcuni titoli. Commissione UE... Fitto strappa la delega al PNRR, ma non la libertà di gestirlo. Sulla sua strada il controllore Dombrovskis, il falco Dombrovskis. Andiamo, intanto saluto il tributarista Alberto De Franceschi, che si è collegato adesso. Buonasera, dottore, grazie anche a lei. Grazie. Buonasera, direttore. Buonasera a lei, sugli ospiti, chi ci ascolta a casa. Senta, allora, siamo partiti da questo quadro inquietante che ha fatto Mario Draghi, ex presidente del Consiglio. Ha detto che l'Europa rischia di essere meno libera perché più debole, quindi non potrà percorrere le strade che riterrà più opportuno percorrere se prima non c'è una unità di intenti su molte materie, appunto come diceva il professor Pontelli, anche sul fronte delle energie rinnovabili. Direttore, a parte che ho ascoltato adesso nel collegamento Francesco, ed è sempre puntuale ed attento con le analisi, soprattutto anche di macroeconomia, cosa possiamo dire? C'è un alone che si chiama BRICS, che è questa aggregazione di stati che comunque stanno lavorando, stanno cercando di emergere, di creare la moneta, di fare un sacco di cose, e tra cui la Cina è uno dei paesi più importanti, oltre alla Russia, eccetera. E qua l'Europa mi pare che si sta preoccupando dei mal di pancia locali. Tenendo presente che la nomina, diciamo, senza gestione, mi lascia alquanto perplesso, perché poi sui giornali, io guardo a livello mondiale, perché è sempre interessante, perché poi dà una sensazione di quello che ci accade intorno e che è quello che succederà nei nostri anche piccoli paesetti. Ma poi mi rivedo a livello locale, dove i sindaci disperati adesso stanno chiedendo lumi, e sul PNRR, perché devono completare l'opera del PNRR, devono fare mutui, chiedere la Cassa Depositi e Prestiti, perché non hanno i fondi stanziati dal PNRR e dallo Stato. Cioè, c'è qualcosa che non va, ma lo diciamo da tempo, soprattutto in questa trasmissione lo si ribadisce. Si ribadisce che ci sono questi luminari che sono convinti che il prestito generi profitto. Io sono convinto che è la materia e la differenza tra acquisto e vendita che si chiama profitto. Il prestito, i debiti e queste cose qua genera solo che allungare un brodo che è già molto lungo
e che non si va a soluzione. Noi siamo posizionati in un, diciamo, contesto dove l'auto elettrico, l'energia alternativa è la panacea, la risoluzione di tutti i nostri mali. Non è così, cioè, non è così, perché poi, giustamente, come diceva anche Pontelli, noi andiamo a comprare da chi l'energia la fa col carbone, oppure andiamo a comprare le macchine in Cina, dove la Cina compra i crediti carbonifici, cioè le penalizzazioni che vengono dati perché loro lì l'industria viaggia a carbone. Cioè, io non lo so veramente, e mi sembra anche abbastanza straordinario il fatto che gente che è laureata, che è studiata, che è nei banchi dei ministeri e del governo, non si accorga di queste cose, che ormai se ne accorge anche il piccolo cittadino, la persona comune, e sono lì inermi, pronti a piegare la testa a qualunque cosa l'Europa ti comanda, nonostante, e lo ricordo, l'ha ricordato anche la Meloni, ma forse l'ha ricordato volendo fare una comunicazione dissuasiva, che l'Italia non è solo uno dei stati fondanti, ma anche uno che cala giù soldi a manetta sull'Europa, e quindi le nostre, come così si dice, risorse messe in un calierone dove noi siamo l'ultima ruota del carro, penso che ci sia molto da discutere, ma da discutere sui tavoli a Bruxelles, non qui sui tavoli romani, e con gente che effettivamente sia di polso e non sia di chino, come dico io. Grazie. Allora sentiamo un imprenditore del valore di Leonardo Padrin. La spaventa questo allarme di Draghi, e poi anche quanto è accaduto in Europa, dove adesso è stato formato il Consiglio di Ursula von der Leyen, ma dove rimangono molte tensioni, nonostante la nomina di Fitto a commissario, ha ottenuto una delle vicepresidenze. Intanto chiariamo che la prima preoccupazione degli enti pubblici rispetto al PNR non è stato il risultato di quello che si va a fare, ma il tempo per farlo, perché l'obiettivo era riuscire a spendere nel più breve tempo possibile i soldi che il PNRR metteva a disposizione, e che è, a livello imprenditoriale, una logica folle, perché significa, io parlo della sanità, che è l'ambito che più da vicino riguarda i cittadini, si stanno costruendo le case della salute e non ci sono i medici e gli infermieri per farle funzionare. Quindi di fatto è un aiuto alle imprese edili, e chi ha saputo fare qualche bella operazione urbanistica, ma in realtà non si produce in questo caso profitto, ma non si producono servizi che sono fondamentali. Se si stanno svuotando gli ospedali, che sono la sede naturale del lavoro del medico, come possiamo pensare di trovare medici e infermieri qualificati nelle case della salute? E questa è la prima preoccupazione sul PNRR. Si fanno tante sale convegni, ma chi è che farà i convegni in queste sale che vengono pagate dal PNRR? Poi quello che si è capito rispetto alla Commissione è che l'obiettivo era riconfermare la signora Ursula creando meno strappi possibili, perché poi alla fine quello è sembrato l'obiettivo, ammesso che ci sia riuscita, forse ingombrante Macron. 15.000 persone a Volkswagen, ricordo che la Volkswagen ha nel proprio consiglio di amministrazione anche i rappresentanti dei lavoratori. Cioè, voglio dire, non è la famiglia Agnelli che ha deciso di creare una barca che partecipa da qualche parte. Voglio dire, la Volkswagen è un'azienda che, se è arrivata al punto di dire lasciamo a casa 15.000 lavoratori, di fatto col consenso dei rappresentanti, non dei lavoratori, significa che è sull'orlo del precipizio, cioè che non aveva soluzioni alternative. E vediamo cosa farà il governo tedesco per queste 15.000 famiglie.
Salvini con l'elmetto ha difeso i confini della patria da ben 146 invasori, ma più ridicolo di così non c'era nulla da difendere perché non c'era nessuna invasione. Parleremo tra poco di Matteo Salvini e sentiremo anche cosa ha detto stamattina durante il punto stampa su Salvini il presidente del Veneto Luca Zaia. Dottor Castellieri, siamo in un momento, devo dire, terribile. Ringrazio il dottor Castellieri perché oggi in poche ore ha visitato 12 pazienti ed è arrivato comunque qui in trasmissione dopo una giornata molto, molto impegnativa. Ecco, è un momento, dicevo, drammatico. Assistiamo a stragi familiari, a drammi spaventosi, a uomini e donne che non ce la fanno. Anche per, a suo giudizio, influiscono anche questi scenari di guerra, di alta tensione, di contrasti, di destabilizzazione continui? Hanno un loro peso? Indubbiamente, direttore, sono degli elementi che minacciano la sicurezza dei cittadini. E stando anche all'intervento di Draghi emerge anche un altro aspetto. Ha parlato di innovazione, di carbonizzazione, ma soprattutto di sicurezza sociale. È un po' strano quest'ultimo aspetto, cioè sembra quasi che se non si punta all'innovazione, alla carbonizzazione, ai tentativi di riscrivere un nuovo modello europeo, si rischia di scivolare verso elementi di tensione sociale. E la paura probabilmente in Europa oggi è quella della tensione sociale, del conflitto. Un'Europa smarrita, a mio avviso, che ha bisogno di riscriversi, un'economia che si sentiva per i primi numeri, che oggi dà dei segnali di, non dico di recessione, ma di forte rallentamento, e sono tutti elementi che minano la sicurezza dei cittadini, delle famiglie, che devono poi fare i conti con la quotidianità. E questi fattori creano delle instabilità, perché non aver speranza, non vedere il futuro, poi anche la minima sfida, il minimo conflitto che si può creare nella società rischia di minare quelle personalità che hanno magari delle situazioni un po' più complesse e difficili da gestire. Che in un luogo come quello che abbiamo visto, decisionale e strategico per l'Europa, si metta tra i punti importanti la sicurezza, l'elemento sicurezza sociale, che sia esso dal punto di vista di immigrazione, tensioni sociali, a me fa preoccupare, ma soprattutto mi fa ritornare con la memoria a un certo periodo storico dove abbiamo visto queste tensioni essere più sul piano sociale rispetto alla singolarità. Oggi noi abbiamo ancora elementi di conflitto che rimangono all'interno del singolo e delle famiglie. Probabilmente il rischio in futuro, sentendo anche dall'intervento di Draghi, è che ci si aspetti che questo diventi un fenomeno sociale. A quel punto lì le istituzioni rischiano di essere minate nei fondamentali. Io ritengo che questa sia una preoccupazione tra tutti i punti, al di là delle macchine elettriche, che immagino siano dei punti strategici importanti. Io punterei molto di più l'osservazione sulla sicurezza sociale, sulle tensioni all'interno delle famiglie e soprattutto sulla prospettiva futura di speranza che devono avere. Allora, Anna Maria Vigone, oggi molte critiche dall'opposizione rispetto alla nomina di Fitto, è stato considerato comunque un commissario non all'altezza. Ho sentito dire tra i commenti non ha saputo gestire bene il PNRR, è un esponente del centrodestra, di Fratelli d'Italia. Lei cosa ne pensa, insomma, anche di questo innesto in Europa? Europa che sempre appare piuttosto distante nelle coscienze dei cittadini, ma che forse si sta avvicinando in qualche modo. Ma è un'Europa che dovrà essere importante, perché lo ha detto lo stesso Draghi, no? Libertà, uguaglianza e soprattutto pace. Pace e anche sicurezza sociale, perché si abbinano sicuramente. Fitto non credo che sarà in grado di quantomeno garantire questo, o quantomeno non farà la sua parte, perché anche il PNRR effettivamente, insomma, gioca tanto su questo aspetto qua. Il fatto di non avere, sentivo prima, come si diceva giustamente, quello che potrà essere così il contenitore, le persone fondamentali per gestire all'interno, ad esempio, della sanità,
questo è un problema enorme, perché il PNRR va benissimo, noi l'abbiamo voluto e sicuramente i soldi all'Italia servono, nello stesso tempo però deve andare a braccetto con delle riforme, riforme che anche lo stesso Draghi ha detto che se non vengono fatte, insomma, rischiamo di perdere quella stabilità, quella innovazione di cui l'Europa ha bisogno. Ha bisogno tenendo presente che deve essere comunque un'Europa sostenibile, perché di fatto, insomma, altrimenti non andiamo a nessuna parte. Quindi tutti questi fattori collegati l'uno con l'altro formano un'Europa sicuramente, insomma, importante. Il fatto che ci sia stata la nomina di Fitto, io credo che, insomma, una vittoria magari per la Meloni c'è stata in questo caso qua, perché di fatto magari non può considerarsi, come ritenevamo prima, così tanto isolata, ma di fatto credo che non sia un ritorno benevolo per tutta la nostra cittadinanza. Cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo sicuramente lavorare, cercare di ottenere delle riforme importanti. La sanità è fondamentale, sicuramente non è una materia che comunque è europea, ma di fatto solo i finanziamenti che vengono dati, questi, insomma, risultano fondamentali e vanno a pari passo con l'organizzazione della sanità pubblica. Importante sarà anche la riforma sull'immigrazione. Da quanti anni sentiamo parlare appunto del Trattato di Dublino? Io credo che la sicurezza sociale dipenda anche da qua. E sappiamo tutti, insomma, noi siamo di centro-sinistra e sappiamo come la pensiamo. Occorrono dei flussi regolari, l'Italia deve far parte all'interno di un contesto importante d'Europa. Credo che oltre alla guerra, che deve assolutamente smettere e cessare, guerra, insomma, quella che conosciamo tutti in Ucraina e anche nelle altre parti che magari potrebbero esserci, e di fatto dobbiamo pensare anche a una sicurezza sociale che è fondamentale per la tenuta sostenibile di questa Europa. Ecco, non c'è dubbio che l'immigrazione sarà decisiva, cioè sulle quanto farà anche l'Unione Europea su questo. Per ora grandi tavoli, non si è arrivati a delle conclusioni che abbiano in qualche modo unito, anzi hanno diviso l'Europa. In particolare l'Ungheria è sempre stata contraria a qualsiasi tipo di riforma e di apertura. Bertolazzi, su questo, poi ovviamente con l'immigrazione ha a che fare tutta la vicenda di Salvini, che è stato processato e per il quale i PM di Palermo hanno chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona. Però ieri il primo ministro inglese sull'immigrazione ha fatto i complimenti a Giorgia Meloni, dicendo che i flussi sono diminuiti proprio per gli accordi che sono stati siglati con i paesi nordafricani e anche con l'hub italiano in Albania, che fa da deterrente, no? Quindi uno non parte, detta in parole povere, perché poi potrebbe finire in questo hub in Albania e restarci a lungo. Beh, io vorrei intanto ringraziare la consigliera regionale del PD, perché mi ha dato una notizia che mi conforta molto, perché dicendo che Fitto è inadeguato al ruolo che andrà a ricoprire significa che lei vede come più che adeguati tutti i rappresentanti del centro-sinistra che abbiamo avuto in Europa negli ultimi 10 anni, e considerato i disastri che hanno fatto, perché siamo stati capaci solo di fare i lacchè di Francia e Germania, vuol dire, presumo che intenda dire, che Fitto farà esattamente il contrario di quello che hanno fatto loro, e questo mi tranquillizza. Quanto al fenomeno dell'immigrazione, sulla vicenda di Salvini verrebbe da dire che è paradossale, ma non sorprende, perché purtroppo è un dato di fatto, i cittadini l'hanno capito da tempo, perché non siamo un popolo sciocchi, c'è una parte della magistratura che sicuramente ideologizzata. Sappiamo benissimo che lui ha fatto quello che qualsiasi ministro dell'interno doveva fare, cioè difendere i confini italiani, ha fatto il suo lavoro sostanzialmente, però va contro quella che è una linea marcata segnatamente da una certa parte politica, quindi è una cosa paradossale, ma comunque non sorprende, purtroppo. Io spero
che possa andare avanti una vera riforma della giustizia e che queste cose qua in futuro non si debbano più vedere. Quanto al fenomeno dell'immigrazione, vabbè, è un dato di fatto, è diminuita del 64%, certamente il modello del Presidente del Consiglio evidentemente sta dando i suoi frutti, se ne stanno accorgendo anche chi all'inizio l'aveva aspramente criticata. Io penso che siano diminuiti anche perché la prospettiva di andare in Albania piuttosto che in Italia probabilmente ha fatto passare la voglia di stare su una barca e attraversare il mare, e quindi significa che è una strada che va bene da percorrere, sempre ovviamente con tutte le garanzie che Giorgia Meloni ha spiegato abbondantemente in questi mesi. Il fenomeno dell'immigrazione in qualche modo dovrà essere in cui pare che anche altri paesi abbiano capito che il modello di Giorgia Meloni è un modello da seguire, e io spero che sia l'inizio di un cambiamento di rotta per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo, anche perché adesso non possono più contare su un'Italia ubbidiente che raccoglie gli ordini da Bruxelles. Grazie, grazie Bertolazzi. Intanto vediamo in una scheda quella che dovrebbe essere la manovra del governo Meloni. Penso sia, dovrebbe essere questa, poi ci dice il professor Pontelli se è proprio questa. Quali sono queste priorità? Quelle che avevamo annunciato vengono confermate. La prima è difendere il potere d'acquisto delle famiglie, ovvero più soldi in busta paga per i cittadini con redditi medio-bassi. Lo facciamo confermando per l'intero 2024 il taglio del cuneo contributivo che avevamo disposto lo scorso maggio, che vi ricordo essere di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro, di 7 punti percentuali per chi ha redditi fino a 25.000 euro. È un aumento in busta paga che mediamente corrisponde a circa 100 euro al mese, che coinvolge una platea di circa 14 milioni di cittadini. A questo aggiungiamo l'anticipo della riforma dell'IRPEF che avevamo previsto nella delega fiscale, cominciando anche qui dagli scaglioni più bassi. Di fatto eliminiamo il secondo scaglione e quindi estendiamo il primo scaglione, quello che prevede una tassazione al 23% e che oggi è previsto per i redditi fino a 15.000 euro, fino a tutto il secondo scaglione. E si paga il 23% fino a 28.000 euro di reddito. Sulla sanità ci sono 3 miliardi in più rispetto a quanto previsto. Questi 3 miliardi sono destinati tutti a un'unica priorità, abbattimento delle liste d'attesa. Ed è una priorità che intendiamo perseguire con due misure. Il rinnovo anche qui del contratto del comparto sanitario e la detassazione sia degli straordinari che dei premi di risultato legati a obiettivi di abbattimento delle liste d'attesa. Cioè tutti i 3 miliardi vanno a concentrarsi su un unico grande obiettivo, che è l'abbattimento delle liste d'attesa. Vedo molte polemiche sul fatto che noi avremmo tagliato i fondi alla sanità. Mi corre l'obbligo di segnalare che con i quasi 136 miliardi di euro che raggiunge quest'anno il Fondo Sanitario Nazionale, noi raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la sanità. Per capirci, nel 2019 il Fondo Sanitario ammontava a 115 miliardi di euro. Sono 20 miliardi di euro in meno. Negli anni del Covid il Fondo Sanitario viaggiava tra i 122 e i 127 miliardi di euro, vaccini compresi, e quindi mi sembra un po' forte sostenere che con 136 miliardi questo governo taglia la sanità. Allora, fermiamoci qua per il momento. De Franceschi, come valuta questa bozza di manovra? Oggi è stato un consiglio di amministrazione, poi dovrà essere votata, una volta varata dovrà essere votata dal Parlamento, il governo deve presentare un piano settennale all'Europa, quindi ci sono anche le forche caudine di Bruxelles, in un momento in cui il potere d'acquisto cala, l'inflazione non è, diciamo, non è a livelli astronomici, ma i prezzi lo vediamo, insomma, no? ci dicono i cittadini che i prezzi continuano ad aumentare, specialmente per quanto riguarda
gli alimentari e gli stipendi sono al palo, parliamoci chiaro, no? Quindi, come dice spesso il professor Pontelli, siamo al 18° calo della produzione industriale consecutivo. Non mi pare che siano tutte rose e fiori, no? O no? Guardi, direttore, quello che io continuo a sentire quando parla la Meloni è che si vuole dare più soldi alla gente che ha un reddito medio-basso, si vuole dare soldi alla sanità, eccetera. Però, avendo a che fare con i bilanci, avendo a che fare con i numeri, sai che se prendi da una parte, togli da un'altra, no? Quindi se dai più soldi da una parte. E quello dove che io sento, e forse la gente, non so se se ne è resa conto, se se ne sta rendendo conto, il conto, il bacino, la musina, chiamiamola così, dove vengono tolti questi soldi, sono gli oneri contributivi, uguale le pensioni di chi andrà in pensione, se mai ci andrà. Allora, se dire, signori, vi diamo i soldi perché così voi non pagate più per la vostra pensione, però poi vi andrete in pensione a 96 anni a fronte della tomba, cioè io sono molto preoccupato, cioè sono moltissimo preoccupato su questa cosa qui, perché togliere si tratta nuovamente, come hanno fatto anche i precedenti governi di sinistra, di destra e di chi più ne ha più ne metta, è togliere sempre e allungare un brodo. Perché ricordiamoci, e questo è uno dei punti fondamentali su quali non ho sentito alcuna risposta nella finanziaria, qua fra qualche mesetto, fra qualche giorno, 50.000, e parlo della provincia di Venezia, 50.000 persone richiederanno di andare in pensione perché ha raggiunto il loro onorato limite di età. Nel 2026 avremo un rapporto di più pensionati rispetto a quelli che sono i lavoratori dipendenti. Quindi su questo particolare segmento, quali sono le risposte? Perché non ci sono le risposte. E poi quando si fa un ragionamento e si dice pagheremo di più, detasseremo gli straordinari. Allora, io faccio un ragionamento molto semplice. La busta paga, non è che la tassazione degli straordinari è messa per rompere le balle alla gente, è messa perché è una fonte di introito che lo Stato prende in questo momento anche per pagare le pensioni. Allora, sono d'accordissimo che la sanità ha bisogno di avere un sostegno importantissimo, e perché stiamo vedendo che è inefficace, inefficiente, e ci sono sempre più, diciamo, locali vuoti e mancano i medici. Ma dall'altra parte, togliere i soldi, ok, a quello che è il sistema pensionistico, cioè fa sì che poi quando devi andare in pensione, perché detasseranno gli straordinari ai medici e agli operatori, però aumenteranno il ticket, sti qua non c'hanno i soldi, cioè. Non lo so, mi sembra la mossa del cane che si morde la coda, questo se voglio dare un giudizio complessivo. Grazie, vediamo ancora una parte della manovra nelle parole di Giorgia Meloni. Qui siamo alle madri con due o più figli, sono previsti dei bonus. Sentiamo. Figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore. La quota del lavoratore per le madri che hanno due o tre figli la paga lo Stato. Per le madri con due figli, fino a quando il secondo figlio, cioè il più piccolo, ha 10 anni, per le madri con tre o più figli, fino a quando il figlio più piccolo ha 18 anni. Concetto che noi vogliamo stabilire è una donna che mette al mondo almeno due figli in una realtà nella quale noi abbiamo disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia ha già offerto un importante contributo alla società, e quindi lo Stato cerca di compensare pagando i contributi previdenziali e quindi facendo una cosa che non solo aiuta anche in termini di riconoscimento pensionistico, ma che aiuta anche a smontare il racconto per il quale favorire la natalità è un disincentivo al lavoro delle donne. Alla natalità, no, professore? Il governo dice aiutiamo le donne e le famiglie numerose proprio per aiutare le famiglie ad avere così più risorse e a fare più figli. Allora, quando si fa una politica fiscale, si fa una politica fiscale dovrebbe essere equa. Nel momento in cui si favorisce le famiglie, penalizzi il 50% della popolazione che è single. E già qua, secondo me, non va bene.
perché devi, tu favorisci la natalità delle famiglie, la crescita della natalità dando servizi. Non per niente la provincia di Bolzano è tra le uniche zone d'Italia dove c'è una natalità positiva, perché con i soldi che vengono trattenuti sul territorio ci sono tutta una serie di famiglie per cui i giovani nuclei familiari hanno tutta la possibilità e hanno una visione positiva rispetto al proprio futuro proprio sulla base di questi servizi che la provincia assicura. Due. Allora, io trovo veramente imbarazzante e soprattutto trovo imbarazzante che gli venga detto di dire queste cose qua, parlare di valori percentuali di miliardi della spesa sanitaria. Ma ragazzi, ma vuoi fare? L'inflazione ha aumentato il PIL a livello nominale. Cioè noi non dobbiamo parlare di 136 miliardi, sono i discorsi che faceva Renzi, voglio dire. Noi partiamo di 136 miliardi rispetto ai 127 dell'anno precedente. Quello che conta essenzialmente è solo una cosa. Basterebbe prendere un libro d'economia e aprirlo. È la percentuale di PIL che viene dedicato alla spesa sanitaria, che rimane lo stesso, 6,3%. Noi siamo 4,5 punti in meno rispetto alla Germania. La Germania destina del proprio PIL 10,7%, noi invece destiniamo il 6,3%. E i 7, 8, 12 miliardi che vengono destinati alla spesa sanitaria, che ben vengono, intendiamoci, nessuno li critica, ma mantengono percentualmente lo stesso valore che c'era l'anno precedente. Non è cambiato nulla, perché molti si dimenticano che l'inflazione ha cresciuto il PIL, per cui è inevitabile che si accresca anche la spesa sanitaria. Ma se tu vuoi dare maggiori risorse alla spesa sanitaria, devi passare dal 6,3% al 6,5%, 6,7%, 7%, tagliando altre fonti. Terzo, Draghi. Io ho letto un interessante messaggio di prima che diceva che gli effetti di un governo si misurano dopo 2 anni. Bene, gli 8,5 miliardi che Draghi ha destinato alla diminuzione del cuneo fiscale sono valsi 27 euro in più al mese in busta paga. Con 4,5 miliardi noi riuscivamo a diminuire le imposte dirette sulle accise. Il problema è sempre questo: il taglio del cuneo fiscale è un foglio, è uno specchietto per le allodole. A livello effettivo bisogna diminuire il carico fiscale, devi diminuire la pressione fiscale, devi diminuire o le aliquote del prelievo o devi diminuire l'IVA. Non ci sono alternative. Se no, questo del cuneo fiscale è un modo per dire, è una partita di giro, perché giustamente, come mi ha detto anche precedentemente l'amico De Franceschi, tagliano tutte quante le tax expenditure e di conseguenza alla fine tu riesci a dire faccio una diminuzione del cuneo fiscale, ma alla fine la spesa, gli introiti dello Stato sono gli stessi. E ricordiamoci, visto che siamo in periodo di inflazione, che lo Stato ha incassato fino adesso 19 miliardi in più dato dal maggior carico fiscale sui carburanti e dal fiscal drag. Ma qualcuno si è ricordato che col fiscal drag aumentano gli introiti fiscali o no? Noi che siamo vissuti negli anni 80 ci ricordavamo cos'era l'inflazione a 2 cifre, e il fiscal drag era un problema notevole. Adesso c'è lo stesso problema, solo che questi economisti di adesso o sono talmente disonesti intellettualmente da evitarlo oppure non lo conoscono. Il problema, guardate, è sempre quello: il nostro paese è in una crisi culturale che si manifesta in campo economico, sociale, sanitario. Noi abbiamo delle persone che sono assolutamente incompetenti, con delle, ovviamente con delle grandissime differenziazioni. Io continuo, pur essendo molto deluso, continuo a dire che Draghi sicuramente è molto al di sopra della media nazionale, ma il problema è essenzialmente culturale. Posso dire l'ultima? L'esempio classico ce l'abbiamo in Europa, visto che parliamo d'Europa. Noi mettiamo a gestire l'Europa negli ultimi 5 anni è stata criticata per la mancanza di una politica estera, esatto? E noi confermiamo lo stesso rappresentante in Europa di uno Stato come l'Estonia, che ha gli abitanti di meno degli abitanti di Milano e ha il PIL che è un decimo di quello della Lombardia. Ma di che cosa ragioniamo? Professore, grazie. Allora passiamo al processo a Matteo Salvini. La procura di Palermo ha chiesto 6 anni per sequestro di persona. Salvini ha detto: io non ho nessuna intenzione di patteggiare, vado avanti fino in fondo, arriverò fino alla Cassazione, quindi fino al terzo grado. La novità di oggi è che il presidente Zaia nel punto stampa lo ha difeso a spada tratta, ha detto non c'è nessuna evidenza processuale. Sentiamo le parole del presidente.
Io rispetto la magistratura, sono fiducioso della magistratura, i PM fanno il loro mestiere e hanno detto la loro, adesso ci sarà la difesa, ci sarà ovviamente poi la giustizia che dovrà decidere e penso che vedendo le carte si vede che Open Arms ha avuto un'attesa, questi immigrati hanno avuto un'attesa di 6 giorni, potevano sbarcare compilando un modulo, Malta aveva posto la disponibilità prima che arrivassero in porto in Italia di dare 39 posti, non sono scesi, la Spagna li voleva ospitare e non sono andati e quindi questa attesa che era semplicemente necessaria per dislocarli sul territorio è un'attesa che peraltro si è riproposta in tempi doppi da 12, 13, 14 giorni dopo, anche dopo diciamo, la caduta del governo Conte 1 col secondo governo Conte con altri ministri. Il segretario Salvini 18 di ottobre ha chiamato la Lega a Palermo, lei ci andrà? Ma noi ci saremo nel senso che nel rispetto della magistratura, nel rispetto della libertà, dell'autonomia della magistratura, credendo in una magistratura che comunque sia obiettiva. Leggendo le carte ti puoi solo fare un'idea che non c'è stato nessun intento sadico di sequestrare persone, ma è stata semplicemente un'attività che era prevista peraltro di trattenere a bordo e ospitare a bordo i migranti fino alla loro dislocazione. È avvenuto per 6 giorni questo fermo a bordo con questa vicenda, ma poi successivamente con altri ministri è durata anche 12-13 giorni. I rappresentanti della Lega, della sua giunta, andranno anche a Palermo? Guarda, io devo chiedere a loro, io non glielo so dire, cioè, l'ha chiesto a me, io non so cosa faranno gli altri, ma di certo è che se sarà organizzato qualcosa ci saremo. Allora, quindi abbiamo sentito il Presidente Zaia. Anna Maria Vigon, qui c'è un paese spaccato tra coloro che dicono è un gesto politico, è un atto politico quello di chiedere la condanna, l'arresto di Salvini, e l'altra parte del paese che dice no, insomma la legge è uguale per tutti e non può sottrarsi nemmeno un ministro perché è un cittadino come tutti gli altri. Ma assolutamente sì, non è assolutamente un processo politico, loro lo stanno politicizzando e stanno anche facendo pressione, a mio parere, a parere di tante altre persone ovviamente, e soprattutto del Partito Democratico, stanno facendo pressione sui magistrati, è un attacco alla magistratura, allora esprime il proprio pensiero, ci mancherebbe altro, va bene, siamo in Italia, siamo un paese libero ed è giusto che sia così, ma manifestare, dire che questo è un processo politico, dire che non ci sono evidenze e dopodiché, insomma, quantomeno adesso non è stato condannato e ci mancherebbe altro, lo valuteranno, però non è che ha difeso i confini dello Stato, non è che erano lì con mitragliatrice i signori che c'erano all'interno della ONG, assolutamente, insomma, sono delle persone umane, sono stati lasciati lì per giorni e dopo hanno dato assistenza. Allora io credo che nessuno possa e debba essere trattato così. Vero è che un ministro che si vanta tale e che è tale dovrebbe mettere in atto tutte quelle misure legittime e lecite per cercare di modificare la normativa e di fare dei flussi regolari, per tutti i motivi che conosciamo già e che sappiamo perfettamente che in Italia servono, dalla denatalità che abbiamo detto prima al fatto che comunque serve manodopera. Questa è una realtà, insomma, non siamo andati di pari passo con le riforme e investimenti non sono stati fatti tantissimi in certi settori. Questa è la realtà, ma la riforma sull'immigrazione andava fatta. Allora, c'è una legge che è la Bossi-Fini, ha 20 anni, quanti anni ha? Allora parliamo dell'Italia, adesso stanno governando da quasi 2 anni, quantomeno hanno un governo completamente di centrodestra, perché non mettono mano a quella che è la riforma? Questo mi domando, allora questo non è un processo politico, è un attacco alla magistratura, deve essere libera di decidere, anche perché di fatto insomma possiamo, penso dirlo, l'ha fatto esclusivamente per farsi vedere che lui è una persona forte, ma non è questa la dimostrazione che un ministro deve dare. Un ministro deve applicare le leggi. Un ministro deve applicare le leggi, padrino. Allora, il problema, ci sarà un'evidenza processuale, ci sarà un dibattito, però quello che ha scatenato, secondo me, la polemica non è tanto la questione di Salvini, quanto quello che è capitato adesso qualche tempo fa, in cui dei magistrati partecipavano a delle manifestazioni che
avevano una chiara evidenza politica, specialmente sulla questione dei migranti. Se non ci fossero state quelle manifestazioni, oggi ci sarebbe meno tensione su un processo che deve ancora trovare uno sviluppo, come diceva giustamente il presidente Zaia. C'è un'accusa, c'è una difesa e poi c'è la magistratura giudicante che valuterà, voglio dire, ammesso che su un processo come questo ci saranno mille lenti di ingrandimento per vedere i particolari. Però, ripeto, non è questo che ha causato un conflitto. Io credo che il conflitto sia generato dal fatto che alcuni magistrati, per fortuna non tutti, si sono comportati, anche pur al di fuori dello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, comunque schierati in un certo modo. E questo, ripeto, è un danno che hanno fatto questi magistrati alla categoria dei magistrati e creando i presupposti per questo scontro. Il povero giudice Livatino diceva: i magistrati non devono essere indipendenti, devono anche sembrarlo. Certo. Allora, sentiamo le parole di Salvini con delle riprese tecnicamente inedite, cioè un video molto studiato con luci diverse dal solito, inquadrature da diverse telecamere. Sentiamo. Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno da giugno 2018 a settembre 2019. Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato. Il 29 luglio 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, la Open Arms, salpa da Siracusa diretta a Lampedusa. A Lampedusa non arriverà mai. Improvvisamente cancella la destinazione dal diario di bordo e si dirige verso le coste libiche. Il 1 agosto riesce a intercettare un barcone con dei clandestini a bordo. Da quel momento comincia a navigare per il Mediterraneo, raccogliendo altri clandestini e puntando verso l'Italia. Il 20 agosto arriverà davanti alle coste siciliane con 164 clandestini a bordo. Nei giorni precedenti aveva testardamente rifiutato ogni richiesta di aiuto, di soccorso, di sbarco in porti diversi rispetto a quelli italiani. Hanno detto di no alla Tunisia, hanno detto di no a Malta, hanno detto di no perfino allo stato di bandiera, cioè alla Spagna. Più di 20 giorni di navigazione nel Mediterraneo, trattenendo a bordo tutti questi clandestini, quando per raggiungere la Spagna sarebbero bastate 72 ore. Questa nave spagnola ha rifiutato per ben due volte lo sbarco dei clandestini in due porti messi a disposizione dalla Spagna e ha rifiutato addirittura il soccorso di una nave militare inviata dal governo spagnolo. Durante la navigazione nel Mediterraneo della Open Arms abbiamo sempre soccorso e fatto sbarcare malati, donne incinte e minori a bordo. Insieme ai colleghi di governo avevo firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Grazie alla mia azione di governo erano diminuiti sbarchi, morti e dispersi nel Mar Mediterraneo. Nell'anno precedente al mio arrivo, gli sbarchi di clandestini erano stati 42.700. Durante il mio mandato al Ministero dell'Interno, gli sbarchi si erano ridotti fino a 8.691. Dopo di me, gli sbarchi purtroppo tornarono a salire, superando quota 21.000 nello stesso periodo. A questa nave spagnola non è mai stata impedita la possibilità di andare ovunque, tranne che in Italia, perché non potevamo più essere il campo profughi di tutta Europa. Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese. L'articolo 52 della Costituzione italiana recita: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani.
Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data. Beh, avete visto, proprio tecnicamente ineccepibile, poi con queste luci e questo sguardo ieratico, insomma, mi veniva in mente il capitano Ahab in Moby Dick, no? Certe riprese di Gregory Peck, così anche un po' inquietanti. Dottor Casteller, questa in effetti è la prima volta che vedo un leader politico, tra l'altro, esprimersi probabilmente con un gobbo, cioè leggendo un testo, ma con un'intonazione quasi teatrale, no? È interessante, l'ho detto anche altre volte, come la politica in Italia stia cambiando totalmente pelle, dal brand Meloni, Giorgia, come dicevamo, a una sedia che dà la sensazione della sedia elettrica, cioè quel giudizio universale. Non si capisce se lui parlava dall'aldilà, con quello sfondo completamente nero, e in una sorta di teatro all'interno del quale esprimeva concetti pesanti e fondamentali in termini di giudizio. E quindi c'è proprio questo nuovo modo di far politica che sembra stia spostando fortemente consensi in termini di elementi. A me, ecco, c'è chi dice che da tutta questa storia Salvini non può che avere dei vantaggi dal punto di vista elettorale, perché appare l'uomo che ha difeso i confini della patria e che è stato per questo castigato, no? Quindi... Anche Trump, dopo l'attentato, sembrava destinato a sbaragliare qualsiasi concorrenza, e poi le cose, secondo me, non ci sono automatismi, e la velocità dell'informazione può far cambiare idea a molte persone in un tempo molto breve, quindi non c'è nulla di scontato per un fatto clamoroso che può spegnersi in pochi giorni oppure durare più di quello che gli opinionisti possono pensare. Penso anch'io non ci siano degli automatismi. È ovvio che adesso per un po' di questa vicenda si continuerà a parlare, però a me sinceramente, direttore, colpisce molto di più un intervento sulle liste d'attesa, perché lì il teatro è un po' diverso. Più si allungano le liste d'attesa, più muoiono cittadini, anche italiani e non solo. Quindi gli interventi sulle liste d'attesa sono degli interventi importanti, che non sono questioni di importantissime dei 6 giorni, 7 giorni, 10 giorni, 30 persone. Qui stiamo parlando di centinaia di persone in Italia che hanno i ritardi nei vari interventi clinici, quindi il tema della riduzione delle liste d'attesa è un tema importante. Metodologicamente non so se sia la strada adeguata per affrontarlo, non entro in questo, nel giudizio, però dico che il tema delle liste d'attesa penso sia uno degli interventi più importanti, forse anche molto di più rispetto a manovra nazionale di quella che è l'eventuale agevolazione del datore di lavoro per le madri con più di 2 o 3 figli, perché non esiste nessuna correlazione tra il numero dei figli e la capacità economica delle famiglie. In Italia le famiglie che hanno più figli sono quelle più povere, non sono quelle più ricche, in quanto sta nelle personalità dei soggetti, sta crescendo fortemente l'individualismo, l'edonismo del sabato sera, cioè questo protagonismo della singolarità e del singolo. Quindi non pensiamo, con vantaggi di carattere economico, di invertire la curva demografica, non succederà mai assolutamente. Si possono aiutare interventi per aiutare le famiglie che hanno figli, ma non si stimolerà la crescita in termini demografici. Lo dimostra il fatto che si sta discutendo, ad esempio, sulle risorse della previdenza complementare, il silenzio assenso. Perché in Italia si sta parlando di nuovo di silenzio assenso nella previdenza complementare? Semplicemente perché si sa benissimo che si stanno prendendo le risorse dal Fondo Pensioni Nazionale e tra 15-20 anni saranno dimezzate queste risorse pensionistiche, e se qualcuno non pensa privatamente alla previdenza complementare non avrà un livello sociale di sopravvivenza adeguato. Infatti si parla di silenzio assenso in termini contrattuali nei prossimi giorni. Quindi diciamo che a me sta molto al cuore il tema delle liste d'attesa, perché qui c'è veramente una correlazione diretta. Attendere 2 mesi
un'ecografia con ipotesi di cancro significa non poterla fare più probabilmente. Allora, intanto devo dirvi che abbiamo un grosso problema con i WhatsApp, funzionano solo gli SMS, ne sono arrivati troppi, mi hanno detto in regia, ed è saltato il sistema. Succede, anche le macchine anche le tecnologie hanno dei limiti. Vediamo ancora il presidente Zaia oggi al punto stampa quando ha parlato di Pontida. Sentiamo cosa ha detto. Pontida è importante, quindi il mio appello è che tutti coloro che sono militanti, simpatizzanti o credono, diciamo, in questa sfida siano presenti, perché comunque è una Pontida nella quale si parlerà di questa vicenda, diciamo, del Tribunale di Palermo, di quello che è la vicenda Open Arms. È una richiesta di 6 anni di reclusione a un ministro per aver fatto il ministro, e dall'altro anche si parlerà di autonomia. Ma sarà una Pontida importante, quindi... Allora, Guido Bertolazzi, stamattina i giornali parlavano di un accordo, ovviamente sono tutte ipotesi, rumors, congetture in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, di un accordo tra Fratelli d'Italia e Lega nel centrodestra perché la regione rimanga alla Lega e il sindaco di Venezia diventi un esponente di Fratelli d'Italia. Si è fatto addirittura il nome del senatore Raffaele Speranzon. Voi così dalla periferia dell'impero che cosa ne dite di questi giochi? Insomma, vi risultano? A Treviso peraltro si parla della possibilità che Mario Conte succeda a Luca Zaia nel caso il presidente Zaia non dovesse avere il suo un terzo mandato. Che si dice? Che si dice in provincia? Ma in realtà noi siamo come degli spettatori a una piacevolissima commedia, è bello sentire tutte le interpretazioni che vengono date al momento. In realtà manca ancora un po' di tempo alle regionali, saranno sicuramente le segreterie nazionali che porteranno avanti tutti gli accordi, e nel frattempo abbiamo da gestire tante problematiche qua sul territorio, che non avanza molto tempo per parlare ancora delle regionali. Poi si ascoltano i pareri, i rumors, le ipotesi più o meno divertenti, quindi sicuramente c'è ancora un po' di tempo prima di arrivare al regionale. E invece volevo tornare un attimo su quello che ho sentito stasera in merito al fenomeno immigrazione. Sicuramente, come ha detto Zaia, e il PM hanno fatto le accuse, poi ci saranno la difesa, poi ci sarà il giudizio, che si spera sia ovvio. Ecco. Quello che è paradossale è che sia stato inquisito un ministro per aver difeso i confini. Ma difendere i confini non vuol dire soltanto difenderli da chi arriva col mitra, vuol dire difenderli da chi vorrebbe entrare in uno Stato sovrano senza avere i diritti o i requisiti per entrarci. Tra l'altro, poi, in quella vicenda dell'Open Arms, come ha ben spiegato Salvini, le possibilità offerte sono state molteplici e sono state tutte rifiutate. Evidentemente, ripeto, in quei tempi avevamo ancora dei validi esecutori di quelle che erano le direttive europee franco-tedesche, e l'Italia doveva diventare il campo profughi dell'Europa. E quindi la cosa non era gradita. Il fenomeno dell'immigrazione, secondo me, bisognerebbe affrontarlo nel linguaggio in cui lo affronta la maggior parte della gente comune. Io ci parlo con la gente comune e vi posso garantire che la stragrande maggioranza della gente il problema dell'immigrazione lo vive e lo sente. Lo sente tutti i giorni, quotidianamente, lo sente nella percezione dell'insicurezza, lo sente nella prepotenza che spesso sono costretti. Io parlo della maggioranza delle persone, quelle che fanno una vita normale, non dei privilegiati che magari vivono un po' lontano dalla realtà e quindi certi problemi non hanno, e che ritrovo spesso anche nelle,
nelle controparti politiche, perché è facile poi fare queste, portare avanti certe idee e dopo non metterle in pratica. Il problema dell'immigrazione c'è, oggi sta cambiando la tendenza, sta cambiando, l'ho detto prima, perché le riforme che vuole portare avanti questo governo cominciano a dare i suoi frutti e sicuramente mi auguro, ne sono sicuro, che se avrà il tempo e la possibilità di farlo, con questo governo si arriverà al punto che in Italia entrerà chi avrà i requisiti per entrare, quindi sarà un profugo, sarà un rifugiato, sarà della gente che si presenta normalmente con i suoi documenti e viene in Italia per lavorare e costruirsi una vita, e finirà invece tutta anche quella invasione di figure che non avrebbero né i requisiti né gli status per entrare nel nostro paese, che sono stati fatti abbondantemente entrare e stanno ancora girando purtroppo per le nostre strade. Gli episodi sono quotidiani, non si possono smentire, e quelli certamente, spero, mi auguro, che avrà il tempo, finiranno. E questi sono dati di fatto, cioè, voglio dire, sono incontestabili. Dopo possiamo fare tutti i ragionamenti che si vuole. La denatalità con l'immigrazione, e qui dissento un po' da quanto diceva il dottore prima, cioè sicuramente non è soltanto un fattore economico la denatalità, ma è certamente, perché oggi una coppia che nessuno dei due ha magari un lavoro a tempo indeterminato, una certa certezza, un momento al mondo, perché io ho 3 figli, 5 nipoti, vi garantisco che è un costo, è un impegno, quindi servono delle sicurezze che i giovani ancora oggi non abbiamo, e non mi pare che dal 2011 fino a un paio d'anni fa sia stato fatto qualcosa per sostenere le famiglie giovani. Poi certamente non dipenderà soltanto dal fattore economico, ma intanto cominciamo a sistemare questo. E mi sembra, i dati non sono contestabili, sono questi, che da 2 anni circa a questa parte abbiamo finalmente un governo sociale e un governo per gli italiani. Ed è un dato di fatto, perché prima di quello che porta avanti oggi il governo Meloni non se ne parlava proprio, anzi, erano i primi settori ad essere colpiti. Poi sicuramente è giusto anche il discorso che con l'inflazione il PIL ovviamente aumenta e quindi non cambia, ma c'è un dato di fatto però, che per 10 anni alla sanità non solo non sono stati messi soldi, ma sono stati tagliati i soldi da molto di 30 miliardi. Cioè, voglio dire, sono dati di fatto, quindi bisogna parlare alla gente in maniera chiara, perché la gente è stufa di sentire tanti bei discorsi. La realtà è questa, è molto più semplice, molto più banale, è tutto lì. Ci vuole anche un po' di onestà intellettuale nel dire le cose usando il linguaggio che la gente conosce. Grazie Bertolazzi. Parliamo del nuovo assessore al lavoro, all'istruzione e alla formazione della Regione del Veneto. Dopo Elena Donazzan arriva in giunta la sindaca di Portoviro, Valeria Mantovan. L'ha presentata oggi ai giornalisti il presidente Zaia. Sentiamo. Io penso che il contributo più importante che darò sarà quello di amministratore di un piccolo comune, perché spesso noi sindaci, almeno io lo sono ancora per qualche giorno, ci troviamo ogni giorno a dover prendere delle decisioni a fronte di nuovi problemi che si aprono. Ecco, questa modalità operativa io sicuramente la porterò con me, e ho fatto anche un po' tesoro di quelle che sono le principali difficoltà che incontrano gli amministratori, diciamo, locali, che sono un po' la prima frontiera tra il cittadino e la cosa pubblica, e quindi io mi sento di portare questo contributo. Valeria Mantovan è il nuovo assessore al lavoro e all'istruzione della Regione Veneto. Zaia le ha conferito l'incarico a Palazzo Balbi in sostituzione di Elena Donazzan, eletta all'Europarlamento di Bruxelles. Giovane donna, che sono stati 2 presupposti per la scelta. Ringrazio ovviamente tutti quelli che si erano messi a disposizione, grandi profili, non c'è dubbio. Valeria Mantovan ha anche esperienza da amministratore e sindaco, e devo dire che fra l'altro devo anche ringraziare Fratelli d'Italia, perché mi ha lasciato totale serenità nella scelta, e questo è fondamentale. Per la fiducia ricevuta, Mantovan ha ringraziato anche il suo partito, Fratelli d'Italia, e la Premier Giorgia Meloni. Non è sempre facile superare dei pregiudizi alle quali poteva essere comunque soggetta la mia figura, e come dicevo prima anche quello legato all'età, no? Quando
si dice in maniera un po' semplicistica che una persona è in grado di fare o non fare una cosa in base a questa. E invece io oggi mi sento di ringraziarli, come dicevo prima, anche a nome di quei tantissimi giovani che si danno da fare per cercare il proprio spazio nel mondo, magari partendo anche da contesti familiari, sociali, territoriali non sempre semplici. Sindaco di Portoviro e presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Rovigo, Valeria Mantovana ha 34 anni, più o meno l'età che aveva Elena Donazzan quando nel 2005 assunse la stessa carica, diventando 19 anni dopo l'assessore più longevo nella storia della regione. E dopo Elena Donazzan è stata proprio Valeria Mantovana la candidata donna più votata in Veneto alle ultime elezioni europee. Elena è stato un assessore bravissimo, è stato assessore per molti anni, quindi è chiaro che è una sfida importante. Io dico sempre l'approccio, non si nasce imparati, però l'importante è mettercela tutta e essere, diciamo, mettersi anche a studiare, ad imparare con umiltà. C'è un bel settore che fortunatamente è strutturato a persone che hanno una memoria storica e professionale molto importante e io non penso che prescinderò da questo. Laureata in giurisprudenza a Padova, Valeria Mantovana è istruttore amministrativo al Comune di Venezia. Dall'ingresso in politica appena 24enne, in appena 10 anni ha bruciato le tappe raccogliendo un consenso elettorale crescente e se in regione porterà la sua esperienza di sindaco, alla prima domanda politica su ius scholae e cittadinanza cita un'esperienza personale, quella della madre egiziana. Lei ha fatto un percorso molto lungo che l'ha portata alla fine a ottenere la cittadinanza e a dare quel valore alla cittadinanza, perché io credo che sia proprio il percorso che si fa per ottenerla che le dà quel valore. E naturalmente dopo ha messo al mondo 3 figli, e mia mamma è musulmana, ci ha fatto pure cristiani e quindi penso che si sia integrata alla perfezione. Io credo che oggi non ci sia questa necessità impellente, c'è più che altro la necessità di sburocratizzare determinate pratiche che oggi invece sono veramente lente. Allora, Valeria Mantovana in regia oggi, questa sera Francesco Cerone, Marco Gagliazzo. Vorrei sentire Anna Maria Bigonna su questa giovane, così, questa assessora che succede a Elena Donazzan, che era notoriamente una donna molto, molto forte, molto competente, molto, molto capace, no? Che impressione le fa, insomma, questo cambio, questa staffetta tra l'europarlamentare Donazzan e la Mantovani, che è stata nominata dopo una fase in cui il Presidente ha detto devo valutare una lista di nomi, ma da tempo si indicava in lei la più papabile, diciamo. Per quanto la conosco io credo bene, insomma, di per sé, al di là dell'età, al di là del fatto che è una donna, indipendentemente da questo io credo che insomma il fatto di essere amministratori è importante. Io lo dirò sempre, perché insomma l'esperienza che si ha col territorio, con le decisioni, col fatto quantomeno di decidere per il bene della propria gente e dei propri cittadini, e siccome che la regione comunque è ancora vicina al territorio per quanto ci riguarda, perché di fatto insomma anche la legge elettorale lo permette, perché il fatto di essere eletti con le preferenze dà la possibilità comunque di stare ancora agganciati al territorio. E lei non è stata eletta ovviamente perché è stata nominata come assessore, ma cambia poco, di per sé la regione è ancora vicina al territorio per le competenze che ha, e questa è una cosa molto importante. È l'essere amministratore, secondo me, che fa un po' la differenza rispetto a tutto il resto. Ecco, io questo lo giudico sempre positivo. Senta Bigonna, che aria tira in vista delle regionali? Poi sentiremo Martella, sentiremo il senatore Martella, cioè sulle prospettive del centro-sinistra, il campo largo anche in Veneto. Secondo lei poi alla fine ci sarà un benestare, un semaforo verde per Matteo Renzi oppure no? Perché per ora, insomma, diciamo che il campo largo per il momento non prevede Renzi, insomma non lo vuole né Conte né altri. Ma guardi, io credo che l'apertura sia doverosa, quantomeno i colloqui siano sempre doverosi. Renzi ha fatto parte del mondo del Partito Democratico, ha lasciato dietro di sé comunque tanto malessere e disagio, lo vediamo in tanti iscritti del Partito Democratico, insomma, per cui di per sé non sarà facile il suo riavvicinamento, non tanto perché lui
l'ha voluto o quantomeno l'ha manifestato, ma proprio perché all'interno del Partito Democratico, insomma, molte persone l'hanno visto in malo modo il fatto che lui se ne sia uscito. Ecco, bisogna anche dire una cosa di per sé, che Renzi è comunque stato, insomma, un politico molto importante e lo è ancora, credo, con grande capacità. Non possiamo dire il contrario, quantomeno negarlo. Ecco, è una persona che sta sempre, nonostante tutto, insomma, in gioco. Credo che sia in difficoltà in questo momento. Lo è in difficoltà il fatto che abbia aperto nei confronti del Partito Democratico, dopo comunque quell'apertura che ha fatto col centrodestra, dimostra comunque una debolezza da parte sua. Sarà difficile l'avvicinamento. Io credo però che il campo largo lo possa quantomeno inserire e sicuramente siamo in dovere di parlarci. E credo anche che ne abbiamo bisogno, nel senso che comunque, insomma, il Partito Democratico all'interno della coalizione del campo largo sarà sicuramente il partito più importante ed è per questo motivo che deve essere aperto a tutti. Dopodiché si deciderà, ci mancherebbe altro. Non è detto che entri, non è detto che si faccia un'alleanza, non è detto niente, ma l'apertura va sempre fatta. Non dobbiamo escludere nessuno a priori, tanto più persone che hanno fatto parte del nostro partito, ci mancherebbe altro. Grazie Bigon, professore, poi sentiamo. Cosa, io francamente non riesco a capire questa opinione che tutti quanti voi avete di Renzi, grande politico, grande personaggio. Ah, il 2% se ce l'ha. 3 mesi fa ha detto che la candidatura di Orlando, l'attuale candidato del PD, avrebbe vinto comunque il candidato del centrodestra pur rimanendo ai domiciliari, e adesso candidamente come se niente fosse appoggia Orlando. Ma la gente si chiede, ma anche quelli del PD si chiedono, ma come fate a prendervi dentro un animale politico del genere che dice tutto al contrario di tutto e voi volete dire che è un valore aggiunto, è un disvalore. Io ragiono come se fossi uno del PD, dal mio punto di vista è un disvalore, perché non puoi dire tutto al contrario di tutto e passarlo tutto in come se niente fosse. La gente ha memoria, voi dovete avere maggior rispetto della gente, lo dico per il PD, non lo dico certamente ai miei interessi, perché la gente ascolta Renzi dire una cosa, ma ve lo ricordate o no? Che quando era in domiciliari il presidente della regione lui disse se il centro-sinistra candida Orlando vincerà dai domiciliari, e che adesso invece viene a dirvi che vota per Orlando. Ma la gente si domanda, ma questo che rettitudine ha? Credo che l'abbiamo detto, insomma, io sono stata abbastanza chiara, ho detto che è un grande politico nel senso che nonostante tutto è ancora attivo, dopodiché sappiamo perfettamente che in questo momento dimostra una debolezza, penso di averlo precisato. Non per questo il Partito Democratico e il centro-sinistra, a mio parere, a mio giudizio, si può permettere di non parlare con una parte che può far parte di quello che è quantomeno la parte riformista del partito o del centro-sinistra. E, ripeto, non si porta dietro un vantaggio Renzi, lo sappiamo perfettamente, perché nel momento in cui è uscito dal Partito Democratico, dove è stato comunque anche grazie allo stesso partito, insomma, premier, è stato 2 volte segretario, probabilmente lo sarebbe diventato ancora. Il suo carattere l'ha rovinato politicamente dal mio punto di vista, e questo è stato un grande difetto di Renzi. E credo però che, insomma, non vada sempre aperto, dopodiché si deciderà come fare e se fare l'alleanza. Allora, l'ultra della renzaggine è stata la dichiarazione: se perdo il referendum lascio la politica. La rivediamo. Credo un gesto di coraggio, ma anche di dignità. Io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica, che magari è un incentivo per tanti per andare a votare contro. Perché però lo dico? Non è il tentativo di trasformare un referendum, come ha detto qualcuno, in un plebiscito, è l'assunzione di un principio. Finalmente c'è responsabilità da parte di chi governa. Siamo stati abituati ad avere per anni il pantano, sempre gli stessi che si davano il cambio in modo ciclico. Io vorrei una cultura più anglosassone, in cui fai 1-2 mandati, io spero di farne 2, e poi te ne vai. Se però nell'elemento chiave di trasformazione del sistema arrivi alla riforma costituzionale, che è la partita sulla quale ti sei giocato tutto. Ecco, se io perdo devo avere il coraggio di dire che devo trarne le conseguenze in un paese in cui non perde nessuno. Facendo, credo, un gesto di coraggio.
Dopodiché ha perso il referendum ed è rimasto tal quale in politica, non si è sognato di lasciare il suo scranno. Voglio sentire sulle prossime elezioni, insomma su quello che sta accadendo in Veneto, anche Alberto De Franceschi, no? Con il presidente Zaia che spera ancora di poter avere il suo terzo, quarto mandato, voci che parlano di Zaia sindaco di Venezia, che Zaia ha smentito, che altri incarichi, presidente del CONI al posto di Malagò, insomma si fanno mille ipotesi, l'unico che non fa ipotesi è l'interessato, no? Qual è il futuro di Zaia secondo lei, De Franceschi? Io stimo Zaia perché è sempre un gran bel furbone, cioè lui si è sempre abituato a non esporsi mai fino alla fine e poi alla fine ad avere i cosiddetti consensi planetari, perché effettivamente il modello Zaia non c'è niente da fare nel Veneto, piace molto. Il problema è che da un po' di tempo a questa parte c'è una crepa che non so se sarà risolvibile, che è la crepa col segretario, che è Salvini, e con due schieramenti, perché io lo ripeto sempre, secondo me, da quello che posso conoscere della politica nel Veneto, una cosa è la Lega, un'altra è la Liga, sono cose diverse. L'espressione dei, diciamo, politici che sono fidelizzati nel consiglio regionale fanno parte della, diciamo, del team Zaia, sono fortemente legati alla Liga Veneta, non alla Lega di Salvini, e questo, certi mal di pancia io me li ricordo ancora, li ho letti sui giornali, si vedono tutti i giorni, se passa a Caner per prenderne uno, piuttosto che l'assessore alle attività produttive Marcato e anche altri, ecco, esatto. Quindi il mal di pancia sotto e la crepa con Salvini mi pare che sia abbastanza evidente. C'è un nuovo vice segretario della Lega che è Alberto Stefani, che è un salviniano di ferro, no? Alberto Stefani. Certamente lui e anche qualcun altro che sono fedelissimi, fanno parte della tartaruga romana legata al capitano, che in questo momento si stanno coalizzando su tutta una serie di cose. Io volevo, se mi permetta, sì, direttore, prego, dire una cosa. Prima ho sentito un discorso sempre legato a Salvini. Allora, la magistratura fa rispettare e interpreta le leggi, i ministri invece sono quelli che le modificano, le leggi. C'è una visione distorta del nostro Stato. Se chi fa politica non capisce questo, mi dà veramente un brivido alla schiena. Cioè, i ministri vengono eletti per non far rispettare le leggi, ma anche per apportare le modifiche necessarie e portare avanti le battaglie legate a quelle che sono le volontà della cittadinanza, quindi anche di modificare le leggi. La magistratura interpreta le leggi e applica le leggi, non il viceversa. Ed è questo un fattore che secondo me in questi ultimi anni potremmo discuterne molto 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 su questo, perché tante volte sembra, io dico così perché certezza non ne ho, che qualcuno si arroghi il diritto di modificare le leggi nell'interpretazione delle stesse, e questo non è scritto nei regolamenti, nella Costituzione, purtroppo. Ed è questo uno dei punti che secondo me sono dolenti, e ognuno deve stare anche un po' al suo posto, no? O deve prevaricare perché ci sono altre finalità. Però io sono un illuso, come posso dire, ormai sono un illuso utopico che spera delle cose, però alla fine quello che conta è sempre che il popolo ha il consenso nel telecomando, in chi gli racconta la fiaba più bella e poi decide di votarlo perché si illude sulla fiaba più bella, quando il minestrone è sempre quello.
D'accordo, Leonardo Padrin, sentiamo in genere allora, cisciorina, pillole di saggezza. No, voglio dire, non confondiamo la realtà con i desideri della sinistra, perché alla fine, voglio dire, quando è il momento, voglio dire, almeno finora, che non è un giorno, sono qualche decina di anni, quando è il momento elettorale, tutte queste possibili immaginabili divisioni, ma questo sotto, in realtà alla fine c'è chi vince le elezioni e chi le perde, perché la sostanza ultima è questa. Dopo che ci siano delle diversità, io mi domando, a volte credo sia anche un gioco di ruoli, perché voglio dire, il possibilista rispetto all'intransigente vuol dire prenderli tutti i voti, perché quando si va a votare poi ci sarà chi è fidelizzato, e ci sono stati in questo dei maestri nella DC e nel PC, voglio dire. Quindi il fatto che un partito che ha grandi dimensioni si, come dire, abbia, non dico più facce della stessa medaglia, ma si rivolga in modo diverso agli elettori, però quando è il momento poi di presentarsi con i candidati è indubbio che c'è una differenza fra Vannacci e alcuni esponenti veneti della Lega, ma alla fine alle elezioni europee tutti i voti. Chi preferiva Vannacci, chi preferiva un atteggiamento più liberista, comunque hanno votato quel simbolo e hanno dato quel risultato. Per cui voglio dire, secondo me bisogna leggere questi atteggiamenti anche un po' con malizia, perché alla fine è un momento di aggregazione elettorale. Poi tra chi fa le leggi e chi le applica, partendo dal presupposto che le leggi e la loro applicazione dovrebbe essere pur filtrata in un qualche modo la volontà del popolo, se noi pensiamo oggi alla microcriminalità, cioè al fatto che qualcuno quando sei al lavoro entra in casa, ti sfascia la porta e mette le mani in tutte le cose tue oltre a quello che ti ruba, di fatto se non fai la querela rischia di non essere perseguibile. Allora se noi facessimo stasera un sondaggio chiedendo ai telespettatori, ma se uno viene a rubarti in casa deve andare in galera o no? Io credo che il 99% sarebbe d'accordo. In realtà questo non succede. Allora il cortocircuito dov'è? Con la politica, con le forze dell'ordine o con la magistratura? Certamente la volontà del popolo è quella che chi viene a rubarti in casa vada in galera, ci resti scontando una pena, non che sia libero nell'arco di poche ore. Riforma, ecco, questa Cartabia, governo Draghi. Infatti. Sì, è vero, esatto. E questa è la linea del governo giudicata dall'opposizione repressiva. Oggi è stato completato il pacchetto DL sicurezza con l'arresto per chi organizza rivolte nel carcere, quindi va sotto processo e gli viene praticamente allungata la pena se in carcere provoca una rivolta, come anche l'arresto in flagranza per chi aggredisce medici e infermieri. Questo è importante perché si stanno è inqualificabile il comportamento di chi entra negli ospedali per picchiare medici ed infermieri che nel 99% dei casi non hanno alcuna responsabilità. E così anche la misura contro coloro che bloccano le strade, cioè tutti coloro che si sdraiano in mezzo a una strada per un motivo o per l'altro, interrompendo il traffico, sono perseguibili e possono essere arrestati. Allora adesso cambiamo titolo con Francesco Cerone in regia, lo faccio diventare matto, Cerone e anche Marco Gagliazzo. Prima vediamo Andrea Martella sulle prospettive del centro-sinistra qui in Veneto. I temi fondamentali, i giovani, la sanità, il lavoro, la sostenibilità ambientale e in generale l'attrattività della nostra regione per una nuova fase di sviluppo.
Questi temi che segneranno i prossimi mesi e i prossimi incontri tra le forze di centrosinistra in Veneto in vista delle regionali del 2025. Lunedì sera al vertice a Padova nella sede regionale del PD senza il terzo polo, a cui però hanno partecipato, oltre al PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Veneto che vogliamo, Più Europa, Volte e Partito Socialista Italiano. E noi invece ci impegniamo a costruire una coalizione più ampia e coesa possibile, a individuare le parti principali di un programma attraverso il quale vogliamo candidarci ad essere un'alternativa credibile per la guida del Veneto. Verso un campo largo di centrosinistra che non chiude le porte ai centristi. E con le forze che fanno riferimento a Italia Viva e ad Azione stiamo parlando, sto interloquendo costruttivamente anch'io personalmente, e anche con loro ci saranno degli approfondimenti di carattere programmatico. Un confronto che riflette sui problemi e le aspirazioni del Veneto, spiega inoltre il segretario regionale Dem Martella, che deve partire dall'ascolto del territorio, prima i temi e poi arriverà il nome del candidato o della candidata di centrosinistra alle regionali. Al momento opportuno e in tempi ragionevoli è chiaro che dovremmo ragionare della candidata o del candidato. Intanto stiamo cercando di costruire quello che deve essere il collante programmatico di una coalizione, e penso che questo dovrebbe avvenire entro l'anno. E intanto dobbiamo iniziare a discutere dei profili che vediamo, e anche ascoltando quello che viene da tutte le forze politiche e dal territorio, e io mi auguro che per l'inizio dell'anno prossimo, per i primi mesi dell'anno prossimo, si possa arrivare ad una scelta. Allora, questo era Andrea Martella, e nel frattempo abbiamo già cambiato titolo, abbiamo parlato ieri a lungo, ma anche in tutte le edizioni dei nostri giornali, dell'ultima tragedia familiare, quella di Susanna Recchia, una donna che si è suicidata portando con sé un bimbo di una bambina di 3 anni che era gravemente ammalata. Rimangono 3 figli e una vita piena di dolori, di sofferenza, la separazione dal marito e poi la fine di un rapporto con un'altra persona. E intanto prosegue l'inchiesta, i fatti sono chiari, non ci sono dubbi sul fatto che Susanna Recchia e la figlioletta mia siano morte annegate. Infatti l'ispezione cadaverica ha confermato l'ipotesi dell'omicidio, suicidio. Vediamo il servizio di Christian Arbeut. Sono morte annegate Susanna Recchia e la piccola mia. Sui loro corpi non ci sarebbero né ferite profonde né contusioni compatibili con una caduta o con il coinvolgimento di terze persone. Il quadro emerso nella seconda ispezione cadaverica condotta dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto all'obitorio di Treviso non lascerebbe più spazio a dubbi. Non sarà quindi necessario l'esame dell'autopsia. Sembra così confermata l'ipotesi della prima ora, già tracciata dai cani molecolari, quella per cui la 45enne con in braccio la figlioletta di 3 anni si sarebbe fatta scivolare nelle acque del Piave, nelle vicinanze del ponte di Vidor, e questo dopo aver posteggiato la propria auto, una Tiguan bianca, in via Marinai d'Italia a Covolo di Pederobba. Ulteriori esami di tipo tossicologico non sono stati disposti per capire se madre e figlia fossero del tutto coscienti, se avessero assunto, per intendersi, sostanze psicotrope o in grado di diminuire i riflessi. Di certo, quando si sono immerse, erano vive. Una dinamica chiara che potrebbe portare presto la procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio-suicidio, a dare il nulla osta ai funerali. Il comune a sua volta sta valutando il lutto cittadino. Per il lutto cittadino ci stiamo ragionando, anche perché, come dicevo, non c'è ancora la data dei funerali e siamo pronti per fare anche il funerale, diciamo, tenendo conto della viabilità, dei parcheggi, di tutto, insomma, ecco. Ma un conto è l'ultimo saluto, un altro occuparsi di chi rimane, in particolare i 3 figli più grandi della donna. Il supporto psicologico, questa è l'intenzione del comune, sarà però generale, non si escludono incontri pubblici. La intenzione nostra comunque è quella di creare presupposti per fare un percorso anche di comunità, perché una questione così è troppo grande da far passare, insomma, ecco. Una vicenda, quella di Susanna e della piccola mia, che sconvolge anche gli operatori del settore, medici e avvocati di famiglia.
L'appello è che tutte le amministrazioni, con le difficoltà economiche che ci sono, ne sono abbastanza convinta, facciano un'azione di servizi sociali molto più forte di quello che finora abbiamo fatto, perché guardate che ormai anche nelle separazioni le situazioni di gestione dei minori stanno diventando complicate anche per noi avvocati. Viviamo tutti in una società di soli e non si riesce a parlare con il partner. È proprio un problema sociale che riguarda persone insospettabili. Persone insospettabili, diceva Antonella Tocchetto. Dottor Casteller, perché una mamma, una madre di famiglia decida di abbandonare al proprio destino tre figli e portandosene uno con sé in un fiume, in una fredda giornata di settembre? Significa che non, ha perso qualsiasi tipo di lucidità. Che cosa succede nella mente di una donna, si è detto, depressa, malata da tempo? Vede, direttore, un po'. Allora, possiamo cercare attraverso gli elementi clinici di anticipare fenomeni come questi, però è molto difficile. Quello che noi abbiamo come elemento certo è che le figure femminili tendono al suicidio, omicidio, come vediamo qui, per fattori emotivi, sentimentali, mentre le figure maschili quasi sempre per fattori economici, sociali, molto meno emotivi. Quello che colpisce di questa vicenda è che sono state trovate abbracciate. Sì. E qui anche noi professionisti sembra esserci uno spartiacque tra chi ritiene questo un atto estremo, lesivo verso la figlia e chi invece ritiene che sia un atto protettivo, cioè quasi a dire la sofferenza di mia figlia con una determinata patologia mi porta ad avere azioni di devianza come queste. In termini clinici userei molto equilibrio. Molto, molto equilibrio. Sicuramente qui siamo in presenza di un fallimento di un primo fallimento matrimoniale, dei primi figli lasciati al marito, da quello che sono riuscito a ricostruire, quindi la signora aveva preso un'altra relazione coniugale e anche in questa seconda relazione coniugale in qualche modo erano emersi elementi conflittuali. Quindi un doppio fallimento con simili comportamenti sia nella prima che nella seconda relazione, in presenza di figli sia nella prima che nella seconda relazione. Con l'aggravante che nella seconda il figlio aveva dei problemi di salute. Nel momento in cui nelle famiglie ci sono dei figli con dei problemi di salute, l'elemento di stabilità viene ancora maggiormente minato. Ma perché si arriva a questo gesto estremo? Ricordiamoci che non si è lanciata nel vuoto, dove poteva esserci il dubbio della sopravvivenza di uno dei due, ma ha accompagnato, abbracciando a sé il figlio, all'interno del fiume. Ed è stata trovata successivamente abbracciata. Io ho detto, nelle varie testate giornalistiche in cui sono stato intervistato recentemente, sì, che è paragonabile a quando un coniuge, casi che abbiamo visto recentemente, uccide il proprio partner nel momento in cui sa che questo partner ha un'estrema malattia, una malattia terminale. Sembra quasi esserci un confine tra l'atto lesivo estremo, togliere la vita e togliersi la vita, e l'amore, quasi un gesto affettivo. Quindi siamo in quelle parti ombrose della mente all'interno delle quali non è possibile fare previsione. Ma noi come esseri umani possiamo permetterci di giudicare la relazione tra una madre e un figlio come questa? Noi come esseri umani possiamo, anche clinicamente, possiamo dire che questo gesto è un gesto estremo, lesivo nei confronti della propria figlia? Io pongo questi dubbi perché poi noi ci ritroviamo che nella pratica clinica abbiamo trovato una madre e una figlia abbracciate. E l'abbraccio, se mi permettete, non rappresenta un conflitto, cioè non è un femminicidio, non è un omicidio. È un tentativo estremo, non razionale, assolutamente,
non condivisibile sotto alcuni aspetti, di proteggere la propria figlia. Ora, questi sono degli aspetti molto al limite della mente, nelle parti della mente umana. Mi sento di dire che questa donna, con quest'atto, ha voluto proteggere la figlia. Può sembrare un paradosso per chi li guarda e osserva non clinicamente il fenomeno, però in termini di fenomeno è stato l'atto estremo per me di amore nei confronti di questa figlia. Senta, dottore, femminicidi ne abbiamo purtroppo, ne abbiamo raccontati 5, anzi 6 nel giro di 5 mesi a cavallo tra il 23 e il 24, partendo da Giulia Cecchettin fino a Giada Zanola, che era stata scaraventata giù da un cavalcavia a Vigonza. C'è, io dico, anche in queste, nei casi in cui si vede che molte persone coinvolte in queste tragedie sono al limite della follia, se non addirittura malate, c'è un triangolo della follia qui in Veneto? Cioè, ci sono province, io vedo ultimamente nella Marca Trevigiana, non so se si possa in qualche modo identificare l'area in cui c'è una maggiore propensione a questa furia omicida. Beh, nel servizio precedente veniva citato un anatomopatologo, un collega Furlaneto, che io penso abbia aumentato, se non triplicato, il lavoro in quest'ultimo periodo. Se noi però cerchiamo di tracciare geograficamente le situazioni di violenza fino ai femminicidi, gli omicidi, c'è un'area molto presente, che sono i confini di una sorta di distretto, una sorta di distretto del femminicidio e dell'omicidio, e è il confine tra tre province principalmente, che è Padova, Vicenza, Treviso, in quell'area lì, molto meno nel Rodigino, molto meno nel Veronese come dati. Sembra esserci una sorta di, che questo poi correli con la patologia è molto, certo, difficile, certo, però geograficamente si stanno in qualche modo individuando e concentrando in questa sorta di triangolo maledetto, che crea una sorta di distretto della violenza estrema. Cioè, non stiamo parlando dei litigi delle baby gang, cioè qui stiamo parlando proprio degli atti estremi, e soprattutto non preventivabili clinicamente, cioè non si riesce a pianificarli o anticiparli, frutto quasi di un'area. Esiste l'area a confine tra quelle tre province, quindi è proprio quell'area che si tocca in quelle tre province. Grazie, dottore Padrin. Voglio dire, secondo me va fatta una distinzione, perché ci sono dei casi in cui ci sono dei cedimenti sotto tanti punti di vista, poi ci sono dei criminali, perché ci sono quelli che hanno drogato la propria coniuge e l'hanno uccisa, voglio dire, premeditando, organizzando, per cui, cioè, mentre ci sono dei fatti che fanno riflettere molto, e sui quali è impossibile un'interpretazione autentica, perché chi avrebbe potuto darla non c'è più. Poi ci sono dei criminali che uccidono e che sono delle persone cattive, che non hanno nessun rapporto con la vita umana per i valori che caratterizzano, secondo me, in modo molto ricco il Veneto, col volontariato, con tanti aspetti. Ci sono dei criminali che uccidono, voglio dire, su questi è inutile che poi gli avvocati cerchino di dire che aveva un problema. Chi pianifica un omicidio, che sia all'interno della famiglia o all'esterno, è un criminale. Cioè, non possiamo poi scrivere un libro su ogni caso citando degli aspetti del carattere dell'infanzia. Chi premedita un omicidio deve subire le conseguenze di quello che fa. È inutile riscrivere, ripeto, la propria vita
per cercare di mitigare la condanna. Chi premedita un omicidio e poi lo attua va perseguito come un assassino. Effettivamente, direttore, su questo c'è una c'è un rincorrere significativo alle perizie in questo periodo. Sono esplose le perizie in ambito forense, soprattutto di carattere psichiatrico e psicologico. Perché? Perché si tende sempre a cercare di determinare la capacità di intendere e volere nell'atto lesivo. E effettivamente il confine è proprio in questo, cioè la capacità dove c'è la volontà e dove non c'è la volontà, dove c'è la capacità di intendere, di volere nell'atto lesivo penale perseguibile, dove ecco, probabilmente oggi si sta ricorrendo anche un po' troppo al tema delle perizie come elemento giustificativo nelle azioni. Non è il caso assolutamente di quello che abbiamo visto qui oggi. Quella, diciamo, la capacità criminale molto spesso è insospettabile. Parliamo per esempio di Eric Zorzi, che è stato rinviato a giudizio per la morte della moglie Nicoletta Rotaru. Aveva tentato di simulare un suicidio, aveva attribuito alla donna un gesto estremo, ma era stato lui ad averla strangolata. Prima del veleno? Cioè. Credo che l'avesse narcotizzata, sì. Insomma, se non ricordo male. Vediamo il servizio di Valentina Visentin. Ci può rilasciare qualche dichiarazione, avvocato? No, in questa fase preferirei... Ma è stato rinviato a giudizio? Sì, è stato rinviato a giudizio. Eric Zorzi affronterà il processo in corte d'assise che comincerà il prossimo 14 novembre. Il camionista di Abano Terme, accusato dell'omicidio volontario aggravato dell'ex moglie Nicoletta Rotaru, è stato rinviato a giudizio durante l'udienza preliminare in tribunale a Padova. Il 42enne era presente in aula, è rimasto in silenzio. L'avvocata che lo difende, Silvia Masiero, ha ribadito la dichiarazione di non colpevolezza dell'imputato e ha presentato una perizia di parte contestando la tesi dell'omicidio. Nicoletta Rotaru era stata trovata esanime nel bagno di casa all'alba del 2 agosto del 2023 con una cintura legata al collo. Il marito Eric Zorzi aveva chiamato i soccorsi dicendo che la donna si era suicidata. Grazie all'insistenza delle legali della famiglia di Nicoletta, mesi dopo è stato rinvenuto un audio in cui si sentono i rumori dell'omicidio e tutte le azioni messe in campo da Zorzi per simulare il suicidio. In aula erano presenti anche la mamma e la sorella di Nicoletta, arrivate dalla Moldavia, che si sono costituite parte civile. Quelle che si sono costituite sono, vabbè, i familiari, la sorella e la mamma, la madre, che erano presenti. La mamma, sì. E poi ci sono ovviamente, cioè, il tutore per le bambine, per le figlie minori. Io mi sono costituita al giudizio per il Centro Veneto Progetti Donna, che gestisce il centro antiviolenza di Padova, in particolare lo sportello di Abano Terme. Qui, tra l'altro, la Nicoletta si era rivolta. Costituita parte civile anche l'Associazione Nazionale Dire, che riunisce tutti i centri antiviolenza d'Italia. Nicoletta Rotaru in due occasioni si era rivolta al centro antiviolenza di Abano. Si era rivolta a noi negli anni passati, purtroppo anche questa, come tanti amici, era una storia di maltrattamento in famiglia e pensiamo che ci debba essere molta più attenzione da parte della comunità e della società rispetto a questi fatti, che non possono continuare a trovare tragici epiloghi che purtroppo nel nostro territorio sono avvenuti in modo molto ampio negli ultimi mesi. Eric Zorzi è in carcere da marzo. Nei mesi seguenti il delitto dell'ex moglie, le figlie erano rimaste a casa con lui fino all'arresto. Bambine che sarebbero state maltrattate in passato e costrette al silenzio dopo la morte della mamma. Fuori dall'aula del tribunale anche un'amica di Nicoletta, che con lei aveva studiato e che è voluta essere vicina alla famiglia. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Marco Gagliazzo. Aspettavamo Gianantonio Darè, purtroppo ha avuto un contrattempo, non è riuscito a raggiungerci in tempo, lo avremo nei prossimi giorni. Pubblicità, grazie. Quando si dice proprio la sfortuna, una bella ragazza che era a Napoli per passare qualche giorno di ferie nei quartieri spagnoli, cade da un balcone una statuina, un elefante in onice che la centra proprio sul capo, ferita gravemente e poi morta.
vediamo il nostro servizio. Hanno sperato fino all'ultimo i genitori di Chiara Iaconis, la trentenne padovana, morta questa mattina all'ospedale al Mare di Napoli dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta di Onice caduta da un palazzo dei quartieri spagnoli. La giovane è spirata alle 10.45. Accanto a lei i genitori e la sorella arrivati da Padova e il fidanzato Livio, che domenica stava passeggiando al suo fianco al momento della tragedia, nell'ultimo giorno della loro vacanza. Il papà di Chiara, Gianfranco, noto amministratore di condomini di Padova, distrutto dal dolore, ha voluto ringraziare i medici napoletani che in questi due giorni hanno seguito la figlia arrivata in condizioni disperate. I genitori sperano non venga disposta l'autopsia per poter riportare quanto prima la salma di Chiara a Padova per i funerali. Nel frattempo la polizia ha individuato il palazzo da dove è precipitata la pesante statuetta di Onice a forma di elefante che ha provocato la morte della giovane turista. La procura ha aperto un fascicolo di indagine. Il reato per la morte di Chiara diventa omicidio colposo. Dall'amministrazione comunale partenopea, il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Iaconis. Ha appreso della morte il sindaco stesso, che ha dato il suo affetto, il suo abbraccio alla famiglia. Per quello che riguarda me, devo dire che fino alla fine avevo sperato, anche se i medici mi avevano e ci avevano preparato al peggio. Quindi chiedo se possiamo fare un minuto di silenzio all'aula. In consiglio comunale a Napoli questa mattina c'è stato un minuto di silenzio per Chiara. E molte voci dei consiglieri si sono levate per sottolineare la solidarietà, lo sconcerto per quanto accaduto e la solidarietà alle famiglie. La sua famiglia e il compagno mi resteranno nel cuore. Cordoglio espresso anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia. La mia vicinanza alla famiglia, le condoglianze di tutta la comunità veneta per quello che può servire un momento come questo, con una tragedia come questa, per una dinamica che ancora non abbiamo capito. Spero che si faccia chiarezza, ma non ci riporterà in vita Chiara. Anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si è detto molto colpito per la morte della giovane padovana che da qualche tempo, per inseguire i suoi sogni, si era trasferita a Parigi. È una morte così assurda e tragica, abbiamo sperato e pregato per un epilogo diverso, ha detto il primo cittadino, invitando i padovani a dedicare un minuto per ricordare Chiara. Vice Valentina Vicentin, Bertolazzi, questa è un caso limite, la sfortuna. È un destino atroce per questa ragazza. Però torniamo invece non al caso, ma agli omicidi volontari. No? Ieri abbiamo parlato anche dei femminicidi. Anzi, vediamo il servizio prima di sentire Guido Bertolazzi, vediamo il servizio su Filippo Turetta, che uccise Giulia Cecchettin. Mancano pochi giorni all'inizio del processo a suo carico e saranno invitati pochi giornalisti, perché si vuole evitare un processo show, così è stato detto. Vediamo. Lunedì 23 alle 9, davanti alla Corte d'Assise di Venezia, si aprirà il processo a Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia, chiamato a rispondere dell'omicidio premeditato di Giulia Cecchettin. Sarà una prima udienza organizzativa di presentazione delle liste testi in un processo atteso da tempo e che con tutta probabilità non vedrà, almeno all'inizio, la presenza dell'imputato in aula. Questo anche per evitare l'effetto show, motivo per cui il presidente della Corte, Stefano Manduzio, ha limitato a 20 i posti riservati al pubblico e 20 ai giornalisti, con la possibilità di fare riprese, concessa solo alla RAI. Per la procura sono circa 30 i testimoni che saranno interrogati, dal papà di Giulia, Gino Cecchettin, alla sorella Elena, le amiche che hanno raccontato gli sfoghi della 22enne di Vigonovo sull'ossessione di Filippo nei suoi confronti, al testimone che la sera dell'11 novembre scorso sentì le urla nel parcheggio poco distante da casa Cecchettin. Ma saranno sentiti anche i carabinieri che hanno condotto le indagini e il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Giulia, colpito da 75 coltellate. Un solo testimone invece per la difesa di Turetta, che dopo l'arresto aveva confessato il femminicidio. Sarà il medico legale nominato come consulente di parte. Nessuna richiesta al momento di perizia psichiatrica, che però potrebbe essere disposta d'ufficio dalla Corte. Non saranno sentiti i suoi genitori. Turetta, difeso dagli avvocati Caruso e Cornaviera, deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking, sequestro di persona, porto d'arma continuato, occultamento di cadavere, reati per cui rischia l'ergastolo.
Quella sera Giulia era stata nel centro commerciale di Marghera insieme a lui, che tra la cena e i giri per i negozi le aveva scattato centinaia di foto che avrebbe riguardato nei giorni seguenti l'omicidio. Poi erano tornati a Vigonovo, dove poco distante da casa di Giulia era avvenuta una prima aggressione, proseguita nella zona industriale di Fossò, dopo che Giulia aveva cercato di fuggire e difendersi con tutte le sue forze. Poi l'abbandono del corpo martoriato a Barcis e la fuga durata giorni in Germania, dove Turetta è stato arrestato e poi riportato in Italia nel carcere di Verona, dove è detenuto tuttora. Servizio di Ilaria Marchiori. Bertolazzi, è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Mattarella sul disagio giovanile e anche sulla violenza che vede protagonisti molti, molti giovani. Sono proprio questa generazione di ventenni, sono particolarmente attivi in queste nuove forme di delinquenza, le baby gang, eccetera. Diceva prima il dottor Castellari, manca anche quella che una volta era una valvola di sicurezza, che era un po' la parrocchia, no? La parrocchia e poi le famiglie più numerose, c'era una rete solidale che a volte riusciva forse più che oggi ad evitare che poi questi comportamenti poi degenerassero, no? Cosa ne pensi? Io ho provato molta tristezza guardando i servizi di questi ultimi argomenti, e purtroppo i femminicidi non riguardano solo il mondo giovanile, sono un fenomeno che è diffuso purtroppo a tutte le età, a tutte le classi sociali, e rappresenta un po' è la miglior fotografia del declino sociale che secondo me in questo momento stiamo vivendo. In più i femminicidi hanno l'aggravante rispetto ad altri crimini della vigliaccheria, un'orrenda vigliaccheria. Poi certamente sì, se parliamo del problema dei giovani, lo vediamo nei femminicidi, lo vediamo anche ormai una criminalità che è sempre più diffusa. Certamente io sono d'accordo con quello che diceva il dottor Crivellaire, oggi mancano anche qui punti di aggregazione con i quali siamo cresciuti noi. Io sono cresciuto negli oratorio, quindi certamente quelli erano, ti insegnavano a stare insieme, ti insegnavano delle regole, ti insegnavano a rispettarle. Ecco, io direi che oggi manca un po' l'autorevolezza nei giovani e spesso anche negli adulti ormai. C'è questa sensazione di poter fare liberamente tutto, che evidentemente è frutto del disfacimento di valori fondanti che dovrebbero essere il riferimento, a partire dalla famiglia e poi anche fuori a mano che si cresce. Senza questi valori qua, io penso che oggi i giovani non abbiano molto spesso una concezione precisa del confine tra il bene e il male, quindi tutto diventa lecito, tutto si può. Diceva in un intervento prima Padrin, c'è questa sensazione di poter rimanere impuniti, che in effetti c'è, e i giovani chiaramente la sentono, la percepiscono più di un adulto, perché non hanno neanche la maturità dell'adulto per percepire qualcosa di diverso, percepire una regola, percepire, e quindi penso che bisognerebbe tornare a creare una società solo a delle regole, ma anche l'autorevolezza per farle rispettare. Chiarissimo. Insegnare ai giovani che un'azione ha una conseguenza positiva o negativa, penso che sia la prima cosa da fare. Grazie Bertolazzi. Professor Pontelli, poi sentiamo anche Anna Maria Vigon. Io volevo solo aggiungere una cosa per quanto riguarda il tema dei suicidi. È sempre, dal mio punto di vista non medico di conseguenza, è sempre difficile. Io ho avuto un amico che si è suicidato nel 2003 e ancora oggi noi ci stiamo interrogando quale sia stato l'elemento devastante che l'abbia. E mercoledì scorso ho assistito quasi in diretta, sono passato immediatamente dopo,
ad un ragazzo di 23 anni che in largo Europa si è gettato dal 30° piano. E credetemi, a Padova. Esatto, a Padova. Credetemi, la sensazione devastante di essere stato nelle immediate vicinanze di un ragazzo che urlava: dite ai miei genitori che ho la tesi nello zaino, oppure mi avete tradito. Poi sembrerebbe addirittura che lui fosse vittima di uno stalker. Cioè. È una sensazione di impotenza che io, che non lo conoscevo, ho visto solo una foto di lui sul... Ancora adesso mi emoziona. Cioè, di fronte ad un dramma del genere, trovo sia sempre difficile trovare una causa valida per tutti. È un fenomeno talmente personale, individuale e intimo, che i medici sono in grande... Posso immaginare che i medici siano in grandissima difficoltà nel trovare un protocollo che dovrebbe essere quello che dovrebbe anticipare e capire la dinamica verso la quale una persona si sta dirigendo. Però esiste una tensione sociale talmente forte che purtroppo fenomeni del genere purtroppo si ripetono. Da una parte i femminicidi, dall'altra parte i suicidi, come diceva giustamente il dottore precedentemente. È spaventoso, perché poi il custode del palazzo ha tentato di dissuaderlo, ma non c'è stato nulla da fare. Infatti gli elementi clinici nel suicidio non sono generalizzabili, come si suol dire. Ci sono degli elementi, alcune variabili che sono facilmente identificabili, e spesso la sensazione di essere in un tunnel di cenere viene identificata, cioè non è proprio una delle sensazioni in cui non si riesce a uscirne. Però direi che soprattutto le famiglie nei confronti di questi giovani evitiamo di esasperare il figlio performante, cioè il figlio perfetto, il figlio che ha ottimi risultati scolastici, ottimi risultati sportivi, perché magari un figlio asimmetrico, difettato, come si ha la sensazione di definirlo nella società, potrebbe aver vissuto situazioni di fallimento e conflittuali, averle superate e aver maturato un DNA per poter sopravvivere, degli anticorpi per poter sopravvivere in questa società che è fortemente sfidante e performante. Quindi lasciamoli, seguiamoli, ma lasciamoli fallire. Cioè non immaginiamo che debbano essere figli ad alti risultati scolastici, perché poi alla fine gli alti risultati scolastici, gli alti risultati sportivi non interessano maggiormente i figli, ma i genitori che vengono guardati da altri genitori e che vengono apprezzati perché hanno dei figli performanti. Quindi questa è una forma esasperata di egoismo, avere dei figli tendenzialmente perfetti perché qualcuno ti dica che è il figlio perfetto. Lasciamoli sbagliare, lasciamoli fallire, gli stiamo vicini e questo gli farà maturare una sorta di anticorpi sociali per poter sopravvivere in una società che è fortemente sfidante come questa. Io credo molto di più nei ragazzi che sbagliano e che non hanno grandi risultati rispetto ai figli che perfetti. Quel 5 a scuola, quel 4 a scuola, certo, che è una valutazione, non è detto sia educazione. L'educazione è altro, è il senso della vita, è il significato della propria esistenza, perché sto qui in questo mondo, che cosa sto facendo, quali sono le mie prospettive. Non è il 3 in matematica. Il 3 in matematica si supera, si può anche rimetterci qualche anno a scuola, insomma può succedere. Però attenzione, se il figlio viene bocciato è il genitore che viene giudicato. Siamo pronti noi come genitori a essere giudicati sui fallimenti dei nostri figli? Anna Maria Bigon si occupa spesso di salute per il Partito Democratico, di sanità, e proprio la salute mentale spesso si dice che non si investe abbastanza, non ci sono strutture, non c'è personale, non ci sono quegli strumenti che servirebbero a contenere e a controllare molte di queste persone. È proprio così. Noi investiamo in Veneto la metà di quello che è la media nazionale e quantomeno la metà di quello che dovrebbe essere il minimo necessario per garantire dei servizi di qualità. Ecco, abbiamo depositato un progetto di legge per quanto riguarda il psicologo di base. Al di là di questo, che ritengo necessario, perché di fatto, insomma, abbiamo tanti giovani da seguire, ci sono degli esordi anche in età adolescenziale che vanno capiti, vanno presi in carico subito. C'è da dire che siamo un po' tutti responsabili, cioè non c'è più il concetto di relazione
c'è quell'individualismo per cui spesso non capiamo quando c'è un problema dell'amico, del figlio, del coniuge, spesso non lo capiamo perché siamo portati all'interno della società a pensare più a noi stessi che non a vivere nella relazione. Questo per quanto riguarda i giovani magari è stato aggravato anche dai social media, perché di fatto insomma è un problema enorme questo isolamento che loro vivono e che hanno. Poi condivido quello che è stato detto adesso dallo psicologo, lo condivido pienamente e credo che sia ovviamente da seguire. Certo è che come società insomma dobbiamo fare molto molto di più a partire dalla politica, investendo delle somme e cercando di prendere in carico, perché abbiamo fatto due indagini, Università di Rovigo e Verona, risulta uno su due con ansia, rischio di ansia e depressione, per cui veramente siamo in difficoltà e credo che dobbiamo fare qualcosa. Soprattutto bisogna chiedere aiuto, dicevamo anche ieri, quando si è in difficoltà, non vergognarsi di denunciare una propria difficoltà. Ci sono anche dei numeri verdi perché possono portare assistenza. Padrino, allora chiudiamo con lei. Chiudiamo con la Ursula, come abbiamo iniziato. Sì. L'Ursula ci aveva detto che bastava due giri di vita e la Russia sarebbe stata alla fame e la libertà e la democrazia avrebbero trionfato. Sono passati gli anni, ci stiamo impoverendo con l'industria civile e sta prosperando l'industria bellica. Poi dove finiscono le armi non ci è chiarissimo, dove le rivendono gli ucraini. Allora, voglio dire, se, come si è detto prima, ci si valuta dai risultati, allora io dico, se questa Europa ci rende più poveri, io dico almeno ci mantenga come siamo, ma se ci rende più poveri non solo non serve, ma ci sta facendo danno. Se poi la logica è quella della spartizione, per cui chi ha uno Stato grande come una provincia del Veneto ha lo stesso diritto da parte rispetto alle decisioni come può avere, non dico l'Italia, ma sicuramente la Germania, che fa più abitanti dell'Italia, la Francia, voglio dire l'Italia, la Spagna. È evidente che in questa Europa, non so se quello che propone Draghi sia la soluzione o sia una illusione, certamente se non porta beneficio, l'Ursula può anche essere stata eletta con tanto consenso, ma non serve a quello per cui è stata eletta. Grazie, grazie Leonardo Padrin. Chiudiamo con due notizie, una che ha dell'incredibile: sono esplosi cerca persone dei miliziani Hezbollah, l'attacco mai visto finora fa 11 morti e oltre 4.000 feriti, tra loro l'ambasciatore iraniano. Beirut dice è stato Israele, pensate, queste persone che avevano i cellulari in mano, che improvvisamente, simultaneamente è esploso perché era stato programmato a suo tempo per scoppiare. Un pensiero. Sì. Allora, due anni fa è stata uccisa a bastonate in carcere, se non è successo di peggio, quella ragazza curda in Iran. Sì. Allora, qua non si parla più, le femministe non parlano più, perché se condannano l'Iran, condannano il maggior sostenitore di Hamas, per cui tutti muti, perché tutti anti-Israele e tutti a favore, quel mondo, per fortuna solo quel mondo, tutti a sostegno di Hamas, che ha ucciso a sangue freddo degli ostaggi, che ha violentato le donne che aveva rapito. Però non si parla più dell'Iran perché è quello che finanzia Hamas. Grazie, grazie. Ultimissima notizia: non si presenta a scuola e scompare, pubblicata dalla Nuova Venezia. Appello a chiunque abbia visto Mattia, giovane veneziano, 18 anni, è uscito di casa lunedì mattina diretto al Foscarini per non fare ritorno. La famiglia lo sta cercando, qui c'è la foto. Chiunque abbia sue notizie può telefonare anche a Media Nord-Est, alle nostre reti. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti, davvero grazie per essere stati con noi. Guido Bertolazzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso. Grazie Bertolazzi, a presto, grazie molte. Grazie a voi.
Grazie. Anna Maria Bigon, in Consiglio regionale grazie. Per il Partito Democratico. A presto, Bigon. Grazie tanto. Grazie, grazie mille. Per la parte economica abbiamo sentito, come sempre, il tributarista Alberto De Franceschi. Grazie De Franceschi, a presto. Grazie molto. Buonanotte a tutti, grazie a lei. Grazie buonanotte. Molte. Qui in studio il professor Francesco Pontelli, professore. Grazie mille per l'invito, grazie buonasera, tanti. Buonanotte grazie a tutti. Grazie molte. Aspettavamo Gian Antonio Darè, lo salutiamo perché ha avuto dei problemi, non è potuto arrivare. Leonardo Padrin, ex consigliere regionale, imprenditore, grazie molte Padrin. Grazie, grazie. E Mirko Casteller, psicologo e psicoterapeuta, dottore. Buonasera, buonasera buon lavoro. A tutti, grazie. Buonanotte. A presto, grazie. A tanto lavoro, data la situazione. In regia Francesco Ceron con Marco Gagliazzo. Ci vediamo domani a mezzogiorno con Focus TG. Grazie, arrivederci.